Ore 11:22 apriamo la seduta della commissione, seduta congiunta della commissione seconda e terza di oggi. Procedo con l'appello, iniziando dalla commissione seconda, con richiesta ovviamente per chi dovesse necessitare di giustifica di volermene dare comunicazione. Gagliardi? Buongiorno, presente con giustifica, grazie. Baiocchi? Presente. Borrelli. Buongiorno, presente. De Iulis. Buongiorno, presente con attestazione. Ecca. Buongiorno, presente con giustifica dalle 11 e un quarto. Marrocchini. Buongiorno, presente. Muropes. Presente, buongiorno. Procedo con la commissione terza, presidente Corrente. Sì, buongiorno, presente con attestazione in continuità con la capigruppo. Grazie. Angelini. Presente. Ho sentito presente, giusto? Ho sentito piano. Ok. Bas. Bedoli. Presente con giustifica, grazie. Burgio. Burgio è presente, grazie. Canale. Presente, buongiorno. Buongiorno. Sordini. Consigliere Sordini. Allora, chi conduce, signori? Il presidente Gagliardi? Sì, per me va bene, Gagliardi, sì. Ok. Va bene, magari ci alterniamo sui vari passaggi, però Sì, diciamo tutto, sì. massimo Vecchio supporto, però. ovviamente sta qua, quindi sono i numeri ci sono, prego, presidente. Grazie, grazie Emanuele. Allora, io vedo già comunato con la mano alzata, non so se ci vuole No, volevo anticipare dare la mia qualcosa. presenza come capogruppo. Ah, Se cortesemente lo mettiamo a verbale. ok. Manuela, se puoi, aggiungi. Assolutamente. Ah, perdonate se sentite il rumore di fondo di sfalci, ma oggi c'è una gioiosa macchina dello sfalcio che sta lavorando. Allora, noi oggi ci siamo convocati in congiunta con un unico punto all'ordine del giorno, che è il dibattito sulla risoluzione. Mi perdonerete se non vi do il protocollo, che però ha oggetto sostanzialmente l'impiego dei fondi derivanti da Piano Casa all'interno dei comparti della lottizzazione convenzionale Torino Mezzo Cammino, al fine di prevedere un insediamento delle forze dell'ordine. La proposta di risoluzione è firmata e avanzata dal consigliere Bedoni e dal consigliere Grazioli. Il secondo non lo vedo, ditemi se mi sbaglio, nel caso nella lista non lo vedo collegato. Direi però di procedere prima con l'ammissione degli ospiti che vedo già tutti quanti disponibili. Così intanto. Anzi, direi anche se ci possiamo sospendere 30 secondi, così facciamo la visione delle autorizzazioni su privacy e simili. Va bene, Emanuela? Ah, Presidente, io l'ammessi mi aveva. Sì, no, va bene, andiamo Verifichiamo, adesso al verifichiamo. volo, così. Ok, d'accordo. Magari cortesemente ci accordiamo. Registrazione ripresa 11:38, 11:28. Buongiorno, allora per il verbale è entrato il consigliere Sordini. Consigliere Sordini, se ci dà un cenno. Sì, buongiorno a tutti, sono presente. Grazie. Perfetto, grazie. Allora, quindi sono stati ammessi, sono in seduta i rappresentanti del comitato di quartiere di Torino Mezzo Cammino, che ringrazio, buongiorno, il comitato di quartiere di Virilia, che ringrazio e buongiorno, che aveva richiesto la partecipazione.
e il presidente del consorzio di urbanizzazione di Torino Mezzo Cammino, sempre Maurizio Nicastro, che saluto e ringrazio. Allora, lascerei un attimo la parola a Bedoni e se c'è anche a Grazioli per l'illustrazione della proposta di risoluzione e poi iniziamo la disamina. Grazie, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, saluto i comitati e il dottor Nicastro. Non so se Grazioli è connesso ed è presente, comunque mi occuperò dell'illustrazione, poi magari se ci raggiunge in corso d'opera, perché stamattina aveva qualche problema, può magari integrare. La questione, per chi ha avuto modo, spero tutti i commissari, di leggere la risoluzione, è diciamo piuttosto semplice nell'intento. Nello specifico faccio una preintroduzione, Presidenti, se me lo concedete. Stiamo parlando per l'appunto del comprensorio di Torino Mezzo Cammino. Questo si trova nella nostra periferia ed è della periferia sud-ovest della capitale e parliamo di un quadrante di circa 200 ettari che si va diciamo a incastrare tra il GRA, la Colombo, la via di Mezzo Cammino, poi in coincidenza con Vitigna, lo anticipo poi per chi ci segue da casa capirà perché, e la via Ostiense. Nello specifico oggi contiamo una crescita elevata in termini di abitanti nell'area e qualcuno potrà essere più preciso di me, però si contano diciamo abitanti effettivamente residenti per un numero di circa 15-17 mila. Tale quartiere ha vissuto un grande sviluppo, nel senso che all'interno di tale perimetro, come avete potuto notare, partendo diciamo dal suo polo centrale, che io considero Piazza Crepax, gli esercizi commerciali sono via via ben distribuiti e si stanno pian piano sviluppando in virtù dell'aumento del numero degli abitanti. Troviamo anche bar, ristoranti, servizi, quindi il quartiere ormai da un diciamo nei primi periodi della costruzione da quartiere satellite è diventato un quartiere a tutti gli effetti autosufficiente e che serve servizi anche per il quadrante di Vitigna, anch'esso autosufficiente ma che comunque può godere diciamo di un quartiere limitrofo che offre servizi. All'interno dell'area faccio anche presente che in questo momento sono in funzione 8 scuole che servono, diciamo, all'incirca offrono servizi per più o meno 2.000 bambini. Ci sono inoltre pratiche urbanistiche, e l'abbiamo già discusse in consiglio, per la realizzazione di una scuola media secondaria ed un liceo. La problematica che dovremmo andare a risolvere per mezzo della risoluzione è praticamente la mancanza totale su questo grande quartiere di un presidio delle forze dell'ordine. Era già stata fatta in passato, nel 2009, una richiesta da parte del Consorzio Unitario di Torino Mezzo Cammino per l'appunto per un presidio delle forze dell'ordine ed era stato inviato in passato al prefetto di Roma, dottor Pecoraro, e successivamente tale richiesta era stata reiterata, se non erro poi magari Nicastro potrà darmi un maggiore supporto, se non erro nel 2016 e 2018. Tra l'altro all'interno della cittadinanza questa richiesta è particolarmente sentita e in passato lo stesso comitato di quartiere aveva già effettuato delle raccolte all'interno della cittadinanza nel corso del tempo, cittadinanza che chiaramente dobbiamo considerare che pian piano si è accresciuta. Questione che sempre dobbiamo tenere in considerazione. Come andiamo a finanziare un'opera del genere? Per quel che concerne le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'opera, il consorzio e il comitato di quartiere
Si fecero e si sono fatti e continuano ad essere di fatto portavoce nei confronti dell'amministrazione comunale al fine di sensibilizzare la parte politica a provvedere per l'appunto a uno stanziamento del budget, con la richiesta, e qui è presente il comitato di quartiere di Vitinia, che ha dialogato con il comitato di quartiere di Mezzocammino. Non voglio anticipare troppo, presidenti, perché magari diamo spazio anche ai comitati per intervenire, di una possibilità di spostamento della stazione da Vitinia a Mezzocammino. Questo potrebbe avere un vantaggio, nel senso che il posizionamento nel piano di lottizzazione, e la proposta, diciamo, si va a inquadrare sul comparto S8, è allegata la mappa dove i consiglieri possono prendere visione scaricando da protocollo. Questa potrebbe avere una, diciamo, logisticamente essere inquadrata in un luogo migliore, perché come era stato detto all'inizio, e vado velocemente, l'area di Mezzocammino, nello specifico il comparto, è servito da più arterie che possono permettere, diciamo, nello svolgimento della funzione delle forze dell'ordine, una dislocazione e movimentazione più rapida rispetto alla collocazione attuale presso Vitinia. Pertanto dobbiamo considerare che, oltre alla, diciamo, al presidio che si andrebbe a innestare in Mezzocammino, offriremo anche alle forze dell'ordine una logistica migliore. Non considerando poi, questo l'ho messo, diciamo, in risoluzione, diciamo, il sostegno che, diciamo, il trasporto pubblico potrebbe dare, ma magari di questo ne parliamo in seguito. Faccio anche presente che il Consiglio del Municipio 9 già con, se non erro, una risoluzione, la 8 del 2019, nello specifico 18 luglio 2019, aveva deliberato all'unanimità, impegnando per l'appunto il presidente del municipio e l'assessore competente, di procedere ad attivare l'iter amministrativo per impegnare le somme provenienti dagli interventi realizzati a seguito della legge regionale numero 21 del 2009 e seguenti, il cosiddetto piano casa, cioè gli oneri concessori, questo pezzo permettetemi di leggerlo così non commetto errori, cioè oneri concessori e contributi straordinari versati dal Comune di Roma per l'attuazione dell'articolo 3 ter, comma 3 della legge regionale 2109 in alcuni comparti edificatori del quartiere di Mezzocammino, anche per la realizzazione di un presidio permanente delle forze dell'ordine. In base ai conteggi che vengono fatti, per l'appunto, si stima che, per l'appunto, vi è l'esistenza di un totale di fondi che i costruttori privati dovranno, per l'appunto, corrispondere all'amministrazione comunale, che ammontano per lo più a circa 12 milioni di euro. Ma diciamo, ai dati del, se non sbaglio, del 2022, dell'anno precedente, ammontiamo già una disponibilità di 6 milioni, questa non per diciamo un dialogo interno, informazioni privilegiate, ma queste attestate dal Dipartimento PAU in nota ufficiale del maggio 2019, dove a quella data gli oneri incassati erano già per una somma di 4 milioni e 4. Aggiungo anche che con delibera 31 del 2014 dell'Assemblea Capitolina, tali somme, per l'appunto, devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche e servizi nel quartiere, per l'appunto anche in base a quanto è stato stabilito dalla legge regionale sul piano case relativa a delibera di approvazione del piano. La stessa delibera dell'Assemblea Capitolina stabilisce per l'appunto che questi fondi che ho citato in precedenza devono essere spesi nel quartiere interessato per nuovi interventi urbanistici,
affinché attraverso questi fondi possano essere realizzate opere pubbliche utili e necessarie. Tale concetto non è nuovo a questo consiglio, ma per l'appunto chi era presente in questo consiglio se lo ricorderà bene, già approvati all'unanimità dal consiglio con risoluzione 8 del 2019. Per l'appunto non vorrei aggiungere molto altro, di modo che diamo la possibilità di intervento a tutti. Mi è stata fornita ed è presente, senza che vado troppo nello specifico perché lo reputo poco utile a fronte dell'analisi dei documenti che sono stati allegati, che insieme alla proposta di valutare anche la realizzazione di questa stazione delle forze dell'ordine con un progetto similare a quello che è stato effettuato alla Dispoli, e ripeto, ci sono tutti i documenti allegati. Non vado nello specifico di questi documenti, leggeteli per chi ha bisogno, però potrebbe essere, non è chiaramente un fattore di imposizione, ma una proposta costruttiva, potrebbe essere ripreso per, diciamo, metratura del lotto e per, diciamo, strutturazione della stazione, quel progetto, poiché potrebbe essere utile e ripreso all'interno di Mezzo Cammino. Credo di avere quasi la certezza che il nuovo fabbricato, per l'appunto, potrebbe avere caratteristiche idonee al progetto che è stato applicato alla Dispoli, ma è una cosa che non posso stabilire io autonomamente, ma che per vari confronti potrebbe essere funzionale. Pertanto, Presidenti, io credo che la realizzazione, e concludo qui, poi magari andiamo avanti con il dibattito, se c'è il consigliere Grazioli, non lo so, magari se vuole integrare qualcosa alla risoluzione che abbiamo scritto. I residenti auspicano che questa venga realizzata. Il quartiere cresce e ne ha a questo punto fortemente bisogno. Questo andrebbe a sostegno anche del quartiere di Vitinia con il citato spostamento, e potrebbe essere utile. Quindi io vedo in questa condizione un'opportunità che possiamo cogliere con finanziamenti, diciamo, già presenti, quindi con più facilità nel reperimento dei danari che abbiamo bisogno di investire per la realizzazione delle forze dell'ordine. Potrebbe essere una operazione strategica ben vista da tutti, dove ci troviamo generalmente quasi tutti d'accordo, e che potrebbe segnare, diciamo, una svolta per il quadrante, diciamo, sud-ovest della capitale e, diciamo, l'area ultima del nostro municipio guardando a sud. Pertanto auspico che ci sia, diciamo, generale condivisione su questo punto, però lascio a voi, Presidenti, chiaramente al dibattito. Grazie per la possibilità di illustrare. Scusi, volevo intervenire un attimo solo perché c'è il comandante dei carabinieri di Vitinia che è in sala d'attesa, se lo potete ammettere per piacere. Mi dice che è in sala d'attesa. Abbiamo signori, chiedo scusa un secondo. Il gasto ce l'abbiamo. Chiedo scusa, signori. Mi sentite? Ok. Presidente, mi sentite? Presidente Gagliardi? Sì, sentiamo. Sì, chiedo scusa. Ma allora, all'ufficio non risultano pervenute i moduli privacy nominative per i signori che hanno fatto l'accesso prima, Berretta, Aurea, De Santis. Ora invece confermo che per quanto riguarda il comandante dei carabinieri non abbiamo problemi, però Nicastro non abbiamo problemi perché lo abbiamo fra gli iscritti. Cortesemente, per gli ospiti che non ci sono stati comunicati,
abbiamo necessità per poterla riammettere in seduta che ci mandino la privacy firmata. Allora, faccio, no, Aurea faccio dovreste averla come comitato perché è la 200ª commissione che, a cui faccio... Guardi, chi è? Aurea. Io al momento non riesco a mandare nulla, mi dispiace. Chi è? Aspettate, chi è? Aurea. Un secondo Francesco solo che interrompo, Aurea, interrompo la registrazione. Chi ha parlato è Francesco Aurea. Eccoci qua, la registrazione riprende, sono le ore 11:50, prego Presidente Gagliardi. Grazie a tutti, allora io vedevo Marco Muropes con richiesta di intervento, cedo la parola, poi proseguiamo con i lavori. Sì, grazie. Allora, non so se è un passaggio che già c'è stato oppure no, perché leggendolo adesso, lo stavo leggendo in questo momento la risoluzione e non mi pare che ci sia, però magari c'è stato in qualche atto precedente che è citato, non lo so, insomma. Cioè la questione è questa, qui mi sembra che la richiesta sia totalmente dalla parte del municipio e dei cittadini, dei comitati, giustamente. Però volevo capire, ma c'è una comunicazione ufficiale di interesse e disponibilità da parte dell'utilizzatore, che presumo, mi pare di capire, da parte dei carabinieri, di avere questa sede e nel caso secondo quali specifiche? Perché ho visto l'allegato, no, della ipotesi di la Dispoli, se non vado errato, però chiaramente quello è un campione di quel caso specifico, tra l'altro è su richiesta con le specifiche da parte dei carabinieri stessi, siccome so che deve rispondere a certi requisiti e compagnia, cioè volevo e a seconda dei requisiti e in funzione delle richieste si può fare anche la valutazione dei costi, se questo è stato già previsto e in caso se risulta specificato, oppure se non è così, credo sia opportuno inserirlo nell'impegno, cioè qui c'è scritto a dare indicazioni eccetera, ma previo la manifestazione di interesse o di disponibilità da parte dei carabinieri con le indicazioni di cui necessitano, insomma, per la progettazione. Mi pare aver sentito che ci dovrebbe essere anche, sì, il comandante di stazione, quindi forse... Sì, ho preso della sua presenza, perché non avevo ricevuto nessuna disponibilità a partecipare, quindi lo apprendo adesso in commissione e se c'è già ammesso lo saluto. Perdonate perché non lo vedo nella lista. Guarda, mi conferma anche Manuela se è stato ammesso o meno. Allora, il dottor Nicastro, sì, è stato ammesso. No, il dottor Nicastro è il presidente del consorzio. No, chiedevo il comandante di Vitina, che mi era stato anticipato al microfono, penso, da Nicastro stesso. Ah, non lo vedo, non conosco... Neanch'io. Vedo solo un Mariano, però non so se è l'utente giusto. È l'unico che non conosco una lista di nomi. Nicastro, se anche lei ha notizie, insomma, c'è giorni. Perché... Sì, mi è chiesto di essere ammesso, quindi io... Ma non lo vedo nella lista dei richiedenti, quindi... Provo a contattarlo. Non ci aveva neanche contattato precedentemente, quindi mi coglie proprio... Sì, ma... Senza una preparazione, ecco. Un messaggio mi potrebbe far accettare alla riunione, grazie. Quindi adesso provo a chiamarlo. Ma è il signor Mariano? No, il comandante dei carabinieri è Mariano? No, è De Santis, Salvatore De Santis. Ah sì, era okay. Prima. Okay. Ok, scusate, credo che sia... Dobbiamo inviargli la... Sì. Stia firmando. La persona, no? Di cui cercavamo di prendere contatto prima, perfetto. Esatto. Ma al comandante dei carabinieri noi facciamo firmare la privacy, chiedo solo per... In teoria è un cittadino che dispone della propria privacy, quindi in teoria sì, però non so se l'ha firmata precedentemente. Ma è collegato? Era collegato fino a poco fa.
Eh sì, infatti, solo che sì, sì. L'abbiamo provato a, no, a interagirci, per... ma non c'è stato modo. Email, con la quale lei deve firmare la privacy e poi viene ammesso. Quindi mi dà l'email. Ah, facciamo così. Io intanto chiudo il microfono al dottor Nicastro, così evitiamo di pubblicare in internet la mail del capitano, del comandante, scusatemi, di Vitini. Prima cosa. E seconda cosa, ditemi se vogliamo fermarci nell'attesa del comandante, forse per cortesia istituzionale, il caso. Sì, d'accordo. Se ci sono interventi urgenti. Sì, no, okay, fermiamoci perfetto. Un attimino in attesa perfetto, del capitano, perfetto, del comandante. Perfetto. Allora, Manuela, interrompiamo. Sì, grazie, okay, mille. Oggi è molto significativo. Eccoci qui, 12:09, la seduta riprende. Grazie, Manuela. Allora, do il benvenuto al comandante della stazione carabinieri di Vitini. La ringraziamo per essersi connesso. Sicuramente il suo sarà un intervento, se non determinante, almeno preziosissimo. Non vedo altre mani alzate, prima ne ho viste alcune, chiedo conferma ai consiglieri, altrimenti iniziamo un attimo la disamina dell'atto. Fra l'altro io poi volevo anche fare alcune domande ai proponenti, in questo caso al proponente, perché Graziola ancora non lo vedo connesso, per cercare di chiarire a me e agli altri componenti della commissione alcuni passaggi che volevo cercare appunto di enucleare un pochino. Detto questo, vorrevo anche cercare di fare intervenire il comitato di quartiere di Torrino Mezzo Cammino per avere appunto un contributo, perché questo è un dibattito che abbiamo visto inizia da lontano e già ha avuto una tappa nel 2019 che poi sostanzialmente riprende un po' quello che ci stiamo già dicendo oggi. Allora, Aurea, non so se lei è nelle condizioni, se vuole può intervenire, io le cedo volentieri la parola. Sì, eccomi, buongiorno a tutti, sì, di nuovo. Certo, prego. Ma allora, provando a ripercorrere un po' le tappe, sarò molto breve, una risoluzione in tal senso della precedente legislatura relativa al 2019. Noi sostanzialmente, avendo almeno teoricamente a disposizione i fondi del piano casa, abbiamo proposto in più di una circostanza, chiaramente anche confrontandoci con l'arma dei carabinieri, una nuova stazione che garantisse un servizio migliore rispetto a quello attuale. Ora io non so se tutti quanti abbiano contezza dell'attuale caserma, dove è situata, condizioni logistiche e quant'altro. Sicuramente il numero di carabinieri a disposizione è comunque tarato sulle dimensioni dell'attuale caserma, per cui uno degli elementi che ci ho fatto propendere per questa proposta è proprio cercare di realizzare una struttura più grande che quindi possa garantire anche un numero di risorse dedicate al territorio più cospicuo e più adeguato, perché considerando che questa struttura risale ormai a diverse decine d'anni fa, nel frattempo la popolazione e il quadrante seguito dall'attuale caserma è cresciuto a dismisura, non ultimo Torino Mezzo Cammino, che insomma oggi vanta una popolazione di circa 13.000 abitanti, e quindi il numero di carabinieri, quindi il numero di risorse dedicate al territorio non si è adeguato alla crescita della popolazione. Quindi qui il discorso fondamentale su cui abbiamo sempre puntato l'attenzione non è di spostare semplicemente un servizio da un quartiere all'altro. L'elemento fondamentale è quello di migliorarlo, quindi creare una struttura che sia logisticamente più, come dire, anche raggiungibile, perché via Pianoro io so di moltissima gente che rinuncia a fare
denunce e gli esposti, perché non si trova proprio nelle possibilità di arrivarci a quella caserma, perché proprio letteralmente impossibile parcheggiare. L'ubicazione proposta e ipotizzata garantisce anche quello, oltre che i mezzi di trasporto, e appunto l'obiettivo finale. Le posso chiedere solo la cortesia di vederla dal punto di vista del suo quartiere, perché è quello che da questo punto di vista ci interessa. Sulla logistica, sugli altri quartieri, mi sembra, come dire, indelicato entrare in questi temi. Quindi so che voi avete fatto un lavoro sul vostro quartiere e che ci sono delle proposte, quindi se potete focalizzarvi su quell'aspetto lì. Beh, in realtà no, nel senso che noi abbiamo analizzato il quadrante, non il vantaggio per il quartiere. Questo io ci tengo assolutamente non il vantaggio per il quartiere. Intendo come inserirlo all'interno del vostro quartiere, perché poi sennò diventa, come dire, un giudizio urbanistico sugli altri quartieri. No, io non scrivo l'approccio con i quartieri, dico semplicemente che facendo un confronto con l'attuale struttura, lì sicuramente è una struttura che fisicamente non riesce a contenere più di X risorse, ed è impossibile parcheggiare. Queste sono analisi oggettive, quindi non è che cioè non mi sembrano delle analisi fuori luogo o comunque soggettive, ecco. Non so se si riferiva a questo, onestamente non ho capito l'appunto. L'appunto era semplicemente, non ho una questione, cioè il contributo che giustamente il Comitato di Quartiere può dare a questo dibattito, che è stato richiesto e che noi auspichiamo, è chiaramente anche quello di capire la proposta rispetto al quartiere, cioè come inserirlo, dove inserirlo, le considerazioni che sono state fatte, al di là della manifestata, se volete ribadirla, necessità di un presidio per i fatti anche, diciamo, di cronaca che sono avvenuti, fra furti, cose varie, questo lo capisco perfettamente. Il giudizio sulla stazione attuale o su un altro quartiere lo lasciamo alla logistica, anche se vogliamo, del corpo dei carabinieri. Presidente, mi consente, io sono un utente di quella struttura, quindi non è questione se si trova... Dobbiamo un po' uscire dalla logica che il servizio è del quartiere. Il servizio è del quadrante. No, assolutamente. Ma quindi, essendo manca, io no, un utilizzatore di una proposta futura, cioè non capisco la necessità di. Nasce da queste considerazioni qui. Prosegua senza problemi. Ripeto, esiste un terreno, esistono dei fondi, c'è la possibilità di migliorare il servizio non per mezzo cammino, per tutto il quadrante che che l'attuale caserma segue oggi, quindi si estende anche oltre il municipio 9, per cui voglio dire, cioè non stiamo parlando di Bitinia e di Mezzocammino, perché quel servizio serve un territorio più ampio, ecco perché faccio discorso necessariamente più ampio. Le mie considerazioni, comunque le nostre considerazioni sono legate principalmente a questo. Per estremizzare, se esistesse un'altra localizzazione fuori da mezzo cammino, all'infinito, perché no? Scusate. Dico, per estremizzare, se esistesse un altro terreno disponibile, con delle risorse disponibili, per fare una struttura più ampia, per contenere più risorse, che è più facile da raggiungere, per noi andrebbe bene lo stesso. Mezzo cammino si presta particolarmente perché... per le strade, per i parcheggi, per la disponibilità dei fondi che derivano dagli oneri concessori del piano casa e dal terreno che è a disposizione, tutto qui. Se questa realtà, se queste considerazioni le potessimo fare su altre aree del quadrante fuori da Mezzocammino, noi non avremmo nessun problema. Cioè appoggeremmo e vedremo questa ipotesi con spirito assolutamente positivo e costruttivo. La ringrazio.
Prego. No, fra l'altro concordo su questo, quindi ci mancherebbe altro, ma io penso di poter anticipare, facendo uno strappo istituzionale, la intenzione un po' di tutti quanti, e mi sembra di essere concordi su questa proposta, se non altro dal punto di vista politico. Fra l'altro, personalmente io ho votato anche la risoluzione del 2019, quindi risoluzione che poi sostanzialmente dice un po' le stesse cose dell'atto di oggi, quindi sulla disponibilità a realizzare una stazione, una nuova caserma appunto nel quadrante di Torino Mezzocammino. Perdonatemi, io stavo cercando di vedere nella lista degli utenti il comandante, che però non riesco a vedere, non so se è il mio dispositivo che mi sta dando dei problemi. Comandante, se ci serve, se ci sente, se vuole prendere la parola, ci farebbe molto piacere avere un suo punto di vista. Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite, sì? Sì, certo. Perfetto, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Il mio intervento a questa riunione è finalizzato soltanto a non esprimere dei pareri, perché non è la sede. Non dal punto di vista degli obiettivi, non ho nulla da aggiungere in più rispetto a quello che ha detto il dottor Aurea. Ci sono state delle valutazioni e delle proposte che sono giunte, sono state esaminate, e allo stato attuale per l'arma ci sarebbe un parere positivo per questo progetto. Poi non voglio entrare in merito a tutte le altre questioni, perché noi esaminiamo la proposta da un punto di vista oggettivo. Noi copriamo il settore che va da Torino Mezzocammino a Centrogiano, Casal Bernocchi, ma in più noi stiamo dentro un apparato di interventi che ci porta ad arrivare a Ostia quasi tutti i giorni. Quindi la questione dell'aumento dell'organico è fondamentale per migliorare il servizio. Detto ciò, non voglio aggiungere altro, perché se ci sono dubbi, se ci sono perplessità, magari mi formulate le vostre perplessità, e come arma magari cercheremo ufficialmente di dare una risposta. Guardi, comandante, io approfitto della sua disponibilità per farle tre domande, forse due se le riduco all'osso. La prima domanda è: il Corpo dei Carabinieri in questo momento ha avanzato un procedimento amministrativo operativo da questo punto di vista? Guardi, mi deve perdonare, c'è stato un attimo di blackout. Glielo ripeto volentieri. Grazie. La domanda che le ponevo era, dal punto di vista, e questa diciamo è un iter di cui si parla già dal 2019, ci sono state sedi in cui è stato già all'interno dei carabinieri formalizzato questo passaggio, cioè una disponibilità è stata formalizzata a muoversi verso, in questo caso, Torino Mezzocammino, poi non so se altri hanno avanzato in altri municipi altre proposte, cioè c'è già un iter o lo dobbiamo avviare questo iter? No, c'è stata già una manifestazione di interesse da parte dell'amministrazione. In maniera preliminare è stata valutata questa proposta, e nei termini in cui è stata inoltrata era sufficiente per riscontrare l'interesse da parte dell'arma. Perfetto. La seconda domanda è, dal punto di vista dell'arma, c'è un impegno di fondi che può essere utilizzato per il completamento, comunque sia per la predisposizione di questa sede? No, ma l'arma dei carabinieri non è proprietaria di immobili, non ha fondi da destinare per gli immobili. Purtroppo su questa la devo contraddire, perché nel dialogo che c'è stato con il Dipartimento Urbanistica e anche da delibere che ci sono con gli altri comuni, normalmente è esattamente il contrario, cioè proprio l'arma che tramite il Ministero della Difesa, probabilmente, o meglio l'Agenzia del Demanio, procede per la creazione oppure nel reperimento delle sedi. In questo caso probabilmente si andrà facendo un accordo all'interno di un accordo quadro che c'è già con il Ministero della Difesa
e quindi poi con i suoi corpi di riferimento per utilizzare a titolo gratuito altre sedi, però la strada maestra è che è il demanio o comunque sia il Ministero della Difesa che predispone gli interventi in un quadro di coordinamento con l'ente locale. E questo le facevo questa domanda. No, forse non mi sono spiegato. L'arma dei carabinieri non è il Ministero della Difesa, è una delle tante diramazioni del Ministero della Difesa, ma noi come arma, amministrazione arma dei carabinieri, noi diamo soltanto l'eventuale beneplacito, ma non abbiamo un impegno finanziario da dedicare alle strutture, perché vengono ricoperte da altre strutture del Ministero, della nostra amministrazione. Io questo dicevo. Come ok, lo sta chiarissimo. Fine arma dei carabinieri, noi proprio da struttura non abbiamo fondi per gli immobili, perché tutte le spese vengono coperte dalla prefettura in realtà. Perfetto. Ok, allora diciamo che ho condensato in due domande i tre quesiti che mi venivano. Consiglieri, non so se voi avete altre domande che volete porre. Chiari la parola. Non ne vedo. E volevo chiedere, perché vedo alzata, aspettate il controllo gli interventi, vedo Nicastro, prego, e poi vedo Montoro, prego. Quindi partiamo con Nicastro, subito dopo Montoro, grazie. Io ho alzato la mano, Presidente, scusi. Ah, scusami. Sì, Presidente, c'è cioè Marrocchini, Bedoni, Muropes, Montoro nell'ordine, dopo Nicastro. Allora, perfetto, allora procediamo così. Ok. Allora. Sentite? Buongiorno. Sì. Come avete giustamente detto, la cosa parte da molto lontano. Io nel 2009, quando i primi abitanti arrivarono nel 2008, ovviamente un privato cerca sempre di guardare ben oltre il primo, il secondo, anche il decimo ostacolo, cercò di interessare la prefettura scrivendo una lettera apposita per vedere di istituire un presidio delle forze dell'ordine a Mezzocammino. Mezzocammino, al termine dell'insediamento, avrebbe avuto fra i 15 e i 16 mila abitanti. Oggi, con l'aggiunta del piano casa e l'inserimento dell'altro consorzio, il consorzio Torino 1, arriveremo a circa 17-18 mila abitanti quando l'insediamento sarà terminato. Oggi gli abitanti di Mezzocammino sono poco meno di 15.000. Quindi io mandai una lettera alla prefettura e la prefettura mi rispose che allo Stato il Mezzocammino, che aveva all'epoca solamente 2.000 abitanti, era sufficientemente presidiato. Ovviamente nel momento in cui gli abitanti diventano e aumentano in maniera esponenziale e arriviamo a 15.000, la carenza per Mezzocammino c'è. Non posso che sposare quanto detto dal presidente del Comitato di Quartiere Aurea, perché quando io cominciai ad avere i primi rapporti con il comando dei carabinieri di Vitinia, cominciai ad avere dei problemi, non fosse altro per recarmeli. Quindi individuammo di comune accordo un'area, anche con la politica, un'area che fosse importante per realizzare una caserma di carabinieri che fosse congrua per l'intero quadrante. L'area è l'area S9, è allegata alla proposta di delibera ed è inserita in un'area che è già nella disponibilità del municipio, grande 1,2 ettari. Il che vuol dire che 12.000 metri quadrati ritengo che possa venire una caserma importante che, come diceva Aurea, possa servire l'intero quadrante, non solo Mezzocammino, anche se l'interesse per avere un presidio delle forze dell'ordine partì per Mezzocammino. L'area è inserita su una grande viabilità che è la via Ugo Pratt e quindi avrebbe l'accesso alla via Ugo Pratt e un altro accesso che è da Largo Albacini, che è molto importante in quanto che lì c'è l'ingresso di una scuola elementare, una scuola elementare per 375 bambini, quindi molto importante proprio l'individuazione logistica della caserma dei carabinieri. È chiaro che è la caserma dei carabinieri di Vitinia, dalle chiacchiere che mi sono fatto con vari esponenti dell'arma fino ad arrivare
all'organo supremo, il comando provinciale, eccetera, eccetera, è una caserma che è individuata addirittura per le necessità degli anni 50. Oggi io non so quante macchine abbia oggi il comando dei carabinieri di Vitinia, ma ritengo che sia una dotazione piuttosto limitata per un servizio così ampio. Andarlo a collocare in quella zona di Mezzocammino è un punto importante, perché ha addirittura, ripeto, due accessi da una piazza e da un'arteria importante, su una superficie di un ettaro e due, il che vuol dire che diventerebbe una caserma molto importante per tutto il quadrante, con dotazione per gli addetti, dotazioni per le camere di sicurezza, e per questo prendemmo proprio come spunto quella che avete citato, che è la caserma di Ladispoli, che potrebbe essere rispondente alle necessità dell'intero quadrante. Come abbiamo già detto, anche se fosse ubicata in altra zona baricentrica per tutto il quadrante non ci sarebbero problemi. Il problema è che così non è, e addirittura abbiamo una caserma dei carabinieri che è in locazione con un privato, anche questo è abbastanza curioso. Qui invece sarebbe su un'area comunale, i fondi sono disponibili, in quanto che 12 milioni di euro per il momento, che non sono stati tutti versati, badate bene, ad oggi ne sono stati versati circa 8 e circa 5 sono impegnati per la seconda scuola media, siamo a livello ancora di progettazione, c'è un margine notevolmente sufficiente per andare a realizzare anche la caserma dei carabinieri, e ci sarebbe anche lo spazio per poter utilizzare fondi anche per altri servizi. Quindi ritengo che si potrebbe andare a realizzare una struttura che deve essere adibita a servizio di quartiere, poi andare a stipulare una convenzione con le forze dell'ordine perché venga realizzato un presidio di sicurezza tramite la caserma dei carabinieri. Questo è come l'abbiamo impostato fin dall'inizio. Ho finito. Grazie Nicastro. Allora, su questo ti tengo a fare due specifiche molto chiare. Allora, io penso che sul tema del posizionamento, comunque sia della possibilità della stazione, ribadisco, non ci sia tema di smentita, perché questo consiglio, anche se con una forma politica precedente, ha già dato il suo avallo, ma sfiderei chiunque a dire il contrario. Quindi non veramente ci tengo che tutti quanti ci focalizziamo su come metterla in pratica, piuttosto che sulla necessità di metterla in pratica, perché non è in dubbio, almeno dal mio punto di vista, questo argomento. E se la consigliera Marrocchini me lo permette, io volevo iniziare a introdurre un attimo l'atto esattamente così come è stato prodotto, proprio per avere anche, se vogliamo, un riscontro chiaro del dibattito che stiamo facendo. Allora, sostanzialmente, senza che ce lo leggiamo tutto quanto, perché è estremamente chiaro, mi focalizzo sul passaggio finale, che è una buona riproposizione dell'intenzione politica che era già stata manifestata nel 2019, cioè quella di destinare dei fondi per la realizzazione della struttura appunto di presidio delle forze dell'ordine, che oggi diciamo essere possibilmente la caserma dei carabinieri, perché appunto c'è un interessamento da parte dell'arma dei carabinieri. Detto questo, io però vorrei iniziare a introdurre, perché poi giustamente c'è anche il comitato di Vitinia che voleva intervenire, ci sono i consiglieri che volevano aggiungere altro. Io introduco un altro elemento di complessità all'interno di questa cosa, ma è una complessità dal punto di vista operativo, non dal punto di vista politico. Allora, il primo, se vogliamo, la metto in tema generale, ma questa è una mia personale interpretazione, cioè a me farebbe piacere che, come giustamente è stato detto, che di fronte a un accrescimento del nostro territorio in termini di spazio edificato e quindi di abitato e quindi di cittadini, corrisponda anche a un aumento dei servizi che vengono dati. Detto in termini molto diretti, a me farebbe piacere poter lavorare per aprire un'altra stazione dei carabinieri a Torino Mezzocammino, piuttosto che dovermi trovare a fare la scelta se fra Torino Mezzocammino e Vitinia, semplicemente perché da quello che vediamo serve un maggior servizio, che sicuramente verrà dato con accrescimento di mezzi e di uomini. Speriamo che le strutture possano permettere di moltiplicare i punti di presidio sul nostro territorio.
Il secondo aspetto che, quindi diciamo, questo era, se vogliamo, anche un pochino più di ordine politico nella parte pratica. Se poi invece andiamo nell'atto, quello che mi preme di andare a sottolineare per trovare la chiave per risolverlo, e sono d'accordo con le parole del presidente Nicastro, quando fa un passaggio, cioè quando dice che c'è la necessità di una struttura polifunzionale, eccetera, eccetera, che può essere destinata in questa formula a un accordo con tutte le parti in causa, fra cui anche Carabinieri, e quindi giungere alla caserma. Questo perché? Perché c'è un tema di natura amministrativa che sta sfuggendo però all'interno di questo dispositivo di risoluzione e in parte anche nel dibattito, cioè i fondi derivanti da piano casa, che sono urbanizzazione secondaria da una parte e contributi assoggettabili a contributo straordinario dall'altra, sono fondi che entrano con una finalità e una finalizzazione giuridica. L'urbanizzazione secondaria va su una tabella di legge che già ci dice quali sono le categorie di opere perseguibili. Il fondo a contributo straordinario è un fondo, diciamo, più generico, che può essere utilizzato per le opere pubbliche. Il tema però è un tema di competenza sulla quale bisogna iniziare, come dire, a muoversi, secondo me, nella maniera in cui anticipava Nicastro, cioè chiedere, come fa la risoluzione, direttamente di fare una caserma dei Carabinieri o simili. È in questo momento giuridicamente non possibile, perché l'infrastruttura della difesa, o nel caso specifico delle forze dell'ordine, è qualcosa che non è direttamente realizzabile dall'ente locale, il quale da due ha una sua, come dire, elenco di finalità e di compiti, fra cui gli organi, diciamo, di sicurezza, eccetto la polizia locale, con delle particolarità arrivate, no? Insomma, circa 13 anni, 14 anni fa, non riconosce, non introduce. Quindi il senso è, la procedura normale per la creazione da zero, quindi da terreno, di un qualsiasi voglia tipo di intervento, polizia, carabinieri, guardia di finanza o qualsiasi altra forza, vigili del fuoco compresi, è che l'ente locale mette il terreno e poi l'edificazione sopra, che può essere fatta con una convenzione, che può essere fatta con una serie di accordi, però viene finanziata dal demanio, dall'agenzia del demanio, che in questo caso fa una sua branca specifica relativa a questo tipo di interventi, che quindi finanzia, perché sono infrastrutture di livello nazionale, giustamente. Cosa differente invece tutti quei casi in cui o c'è una coprogettazione, per esempio, se fate una breve ricerca in internet vedrete che in molti casi, in molti comuni, l'aumento della copertura dal punto di vista della sicurezza del territorio è stato fatto con i fondi PNRR. Allora in quel caso il comune diventa la prefila di un progetto all'interno del quale c'è anche l'agenzia del demanio e che quindi è nelle condizioni di poter finanziare. L'altro aspetto potrebbe essere il project financing, che è appunto quello che è stato oggetto dell'allegato di questa risoluzione, che era quello di La Dispoli sostanzialmente, dove lì ho cercato di contattare il comune ma non sono ancora venuto a capo della vicenda, scusatemene, però recupereremo prossimamente, dove probabilmente a fronte di uno strumento urbanistico che permetta a un privato di fare un intervento appunto urbanistico, in cambio viene realizzata, viene finanziata all'interno di una coprogettazione fra diversi enti una caserma dei Carabinieri in modo specifico. Caso differente, e ne abbiamo tanti sul nostro territorio, è quando Roma Capitale, oltre a metterci il terreno o il diritto di superficie che sia a titolo gratuito, cede in comodato d'uso gratuito o a prezzi assolutamente simbolici proprie strutture. Uno di questi casi è per esempio la caserma di Torino Nord, che è stata realizzata all'interno di un complesso scolastico, ceduto in quel caso sempre ai Carabinieri per realizzare una propria caserma, e quindi si procede. Io penso che fra tutte le ipotesi possibili e immaginabili, per la fattispecie specifica di Torino Mezzo Cammino, si debba procedere in questi termini, e cioè realizzare un complesso che ci permetta di portare in servizi di vario genere, che però
all'interno di una conferenza ampia fra enti, fra cui anche Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio e Forze dell'Ordine, tutte Carabinieri, se c'è la disponibilità, poi possono immaginare che tutta la struttura o una parte della struttura possa essere militarizzata e quindi resa caserma. Questa è la complessità che vado ad aggiungere, però ripeto, è una ragione di termini tecnici, che poi magari nel corso del dibattito approfondiamo con anche riferimenti a sentenze della Corte dei Conti e altri dispositivi. Allora, Marrucchini, prego, mi scusi se le ho compresso l'intervento. Grazie Presidente, no, io volevo fare solamente una breve considerazione che mi è sorta alla luce di questa risoluzione e della risoluzione che ho letto della scorsa consiliatura, perché non facendo parte appunto della scorsa consiliatura ho voluto leggere quella che era la risoluzione che è stata votata in quella sede, dove praticamente si richiedeva giustamente, fra le altre cose, di come utilizzare i fondi. Ecco. Di fare un presidio delle forze dell'ordine nel quartiere di Torino Mezzocamino. Invece oggi nella risoluzione che è presentata oggi la richiesta è leggermente cambiata, perché chiaramente si richiede sempre la realizzazione di un presidio nella zona Torino Mezzocamino, ma si chiede di spostare quella che è invece una caserma già esistente a Vitinia, che è vero che non è la caserma di Vitinia, ma è la caserma di un quadrante più esteso, come ci ha giustamente spiegato il comandante. Però è comunque un servizio di quel territorio, è un servizio che serve anche zone limitrofe a quel territorio, molto più vicino a quel territorio che non a Mezzocamino, come ci ha detto appunto il comandante, Centrogiano, Acilia, addirittura fino ad Ostia. Quindi la mia domanda, la mia perplessità era proprio questa, cioè perché noi dobbiamo chiedere di spostare questo servizio e non chiedere di farne uno nuovo in un'area che sicuramente ne ha bisogno, dove, come ci hanno detto giustamente dal comitato di quartiere, gli abitanti sono enormemente aumentati e anche le problematiche sono sicuramente importanti, però non sarebbe più utile aggiungere un altro punto per le istituzioni, un presidio utile per le istituzioni invece che spostare quello che è già esistente. Cioè, questo era il mio dubbio, perché si è cambiata un pochino la prospettiva. Poi ovviamente, fermo restando tutte le problematiche tecniche legate ai fondi, legate alle competenze che ha spiegato molto meglio di me il presidente Gagliardi, che sicuramente anche su questo ci dobbiamo un attimino soffermare e ragionare insieme. Era solamente questa la mia domanda, grazie. Grazie consigliera, poi magari giriamo questi interrogativi su quante, per quale territorio, comandante, se a valle dei vari interventi. Allora, io vedo Montoro, gli cedo la parola e dopo Bedoni, prego. C'ero anch'io, presidente. Era Bedoni, PES, Montoro, Borrelli. Bedoni, PES, intanto Montoro, poi Bedoni e poi procediamo con tutti gli altri, prego. Okay. Grazie, presidente. Allora, grazie innanzitutto per l'invito. La posizione di Vitinia, dei cittadini di Vitinia, prima che mia a livello personale, è questa. La caserma oggi rappresenta un servizio per i cittadini, anche considerando che Vitinia è un quartiere quasi chiuso su se stesso e questo è un fattore da tenere in considerazione. Non abbiamo vie d'uscita con i mezzi pubblici, se non quelle del trenino che ci collega con Acilia o dall'altra parte, diciamo, con Tor di Valle, che sono le prime fermate, Casalbernocchi e Acilia. Quindi rappresenta per tutti quei cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi con i mezzi pubblici un servizio, diciamo, che possono reperire sul territorio, che si andrebbe ad unire, diciamo, un'eventuale chiusura si andrebbe ad unire a quelle che sono state le chiusure che in questi anni hanno, in un certo senso, abbiamo già, tra virgolette, patito come territorio, sempre in un'ottica chiaramente di reperimento dei servizi con i mezzi pubblici a Vitinia non è possibile.
fuori dai confini. Quindi la domanda che è nostra, la domanda è: perché non farne due, lasciare un presidio a Vidinia nei termini in cui sostanzialmente Vidinia in questo momento e credo anche nell'immediato futuro non sarà collegata con i mezzi, con i quartieri limitrofi, e quindi non togliere attualmente un servizio a Vidinia per quanti attualmente non possono andarlo a reperire poi con mezzi pubblici, ma dovrebbero farlo con le proprie auto. È chiaro che in un ragionamento più complessivo non ci sono punti deboli a questo ragionamento, ma va comunque contestualizzato a quello che oggi è la situazione di Vidinia. Tra l'altro a Vidinia abbiamo il parco, il parco dei militari, il parco carbolubrificante, che è già volendo un terreno demaniale, e quindi si potrebbe in un certo senso, in un'ottica così di voler lasciare un presidio a Vidinia, si potrebbe ragionare anche su quello. Perché non far nascere ad esempio un presidio all'interno del parco dei militari? Questa è un'altra domanda che potrebbe essere dibattuta. Questa è la nostra posizione, quindi insomma vi ringrazio per la possibilità di intervento e grazie. La ringrazio, è stato chiarissimo. Bedoni e poi intanto Bedoni, scusatemi, prego. Sì, no, Presidente, io seguo il dibattito, le stavo solo suggerendo, poi l'ha fatto lei benissimo di far parlare prima gli ospiti, quindi per utilità noi siamo a permesso, gli ospiti no, quindi magari poi devono andare via. Quindi no, seguo il dibattito, poi magari rispondo alla fine sulle varie perplessità, dico solo, lo anticipo, che non è possibile per tanti motivi che non cito adesso avere presidi dei carabinieri ovunque, questo sia chiaro, perché sennò passiamo un messaggio sbagliato, il senso di unità. Facciamocelo dire dai carabinieri che non è possibile, magari dalla polizia che potrebbe aggiungere un... Ma no, non è possibile posto. Anche in termini di iter amministrativo, cioè nel senso, come lei ha detto, per una questione di ordine tecnico, per cui viene concessa un'area, interviene il PAO, bisogna fare l'acquisizione a demanio e via dicendo, il processo diventa molto complicato. Questo non è che lo decidiamo noi per... No, ma il senso è, se magari domani si scopre che i carabinieri possono rimanere a Vidinia mentre c'è la disponibilità della polizia ad andare a Torino Mezzogiorno, adesso faccio un ragionamento per assurdo. Sì, è comunque garantito, in quel senso, cioè... Io politicamente, questa mi sento di ribadirla come proposta, lavorerei per la maggiore e ulteriore copertura del territorio più possibile. Poi, saranno le forze dell'ordine giustamente a fare i conti col proprio organico, con le proprie limiti economici, di struttura, eccetera, eccetera, e dirci sì, no, forse facciamo così un punto di presidio secondario, che è appunto quello che chiedeva adesso Vidinia. Cioè, io mi approccerei in modo estremamente laico alla questione, devo essere sincero. Tutto no, Presidente, è chiarissimo anche il suo punto di vista, giusto? No, Presidente, ha ragione, lo concordo in pieno, cioè nel senso non siamo noi nelle facoltà di comprendere cosa. Dico solo che in un momento storico come questo, ma questa è una mia opinione, dove generalmente noi vediamo che tutti i servizi si tendono ad accorpare nel momento in cui in una località si può offrire un servizio migliore, la logica mia vuole che dal mio punto di vista, ripeto Presidente, giusto tutto il dibattito, e siamo in commissione apposta e la ringrazio per la convocazione insieme al Presidente Corrente, è anche giusto pensarla su una location migliore che riesce a ospitare e coprire il territorio con funzioni maggiori, piuttosto che andare, mi permetta il termine, a creare due mezzi servizi che non ne fanno uno completo. Però rimango in silenzio, grazie Presidente, chiedo scusa per la specifica. Assolutamente, grazie. Europese, io le chiedo solo il favore, visto che ci sta Borrelli dopo di lei, ma lei è già intervenuto, possiamo far intervenire prima Borrelli? Va bene. Perfetto, allora, prego Borrelli, poi Europese, poi Corrente, lei può intervenire quando preferisce, perché è il co-conduttore, quindi ci mancherebbe. Borrelli, non la vedo più.
Morelli? Ditemi se voi lo vedete, io non lo vedo. Sì, Manuel, c'è, io lo vedo, però è mutato, giusto? Ok. Sì. E allora, come non detto, intanto pure Pest, un corrente se voleva aggiungere qualcosa e poi... Sì, allora una cosa che forse il prima comandante non era collegato, uno lo capire, cioè se c'è un documento che diciamo evidenzia la necessità da parte dei carabinieri di dell'insufficienza. Del... Guardi, a me dispiace dirglielo, però purtroppo si è dovuto abbandonare per un'emergenza. Quindi okay. La mettiamo agli atti, poi vabbè, magari la mettiamo al verbale. Sì, sì. Esatto. No, quindi la questione era semplicemente però, capire. Manuel, scusami, per rispondere a Marco, guarda che prima il comandante ha detto che c'è una manifestazione di interesse, adesso scritto orale, se, non lo so, se riesco, se riesco a completare era questo. Allora, se c'è questa cosa, se viene, se può essere citata nell'impegno, insomma, cioè un documento, ci sarà un protocollo, una data, insomma, dove c'è questo riscontro. L'altra cosa volevo sapere, ma l'attuale sede di chi è la proprietà? Perché a me è capitato negli anni passati di seguire una cosa analoga a Mentana e la proprietà dell'edificio era di un privato che avrebbe realizzato, secondo le specifiche dell'arma, con ovviamente un precontratto di locazione, poi cioè, quindi lui avrebbe realizzato quell'edificio esattamente come serviva all'arma. L'arma non era la proprietaria e aveva, diciamo, concordato una locazione con dei termini lunghi, chiaramente, insomma, perché poi il servizio pubblico c'ha ovviamente dei suoi percorsi. Però ecco, volevo capire un attimo se l'attuale fabbricato, intanto, di chi è la proprietà, se è una proprietà nostra. In questo momento le rispondo immediatamente, così abbreviamo. Allora, in questo momento, che io sappia, la sede di Vitinia è in affitto da un soggetto privato. Però tenete presente che su Roma ci sono le casistiche più fantasiose, passatemi il termine, cioè abbiamo da strutture direttamente del demanio, strutture di privati, sia di carabinieri che di polizia che di altri soggetti, da strutture cedute da altri enti, dall'INPS, da altri ministeri, da in affitto presso enti come Euro SPA per quanto riguarda l'EUR, ceduti a titolo gratuito dai comuni, città metropolitane simili, come in alcuni casi anche sul nostro territorio, o direttamente in affitto da privati. Prendete la struttura del commissariato di Spinaceto o la stessa caserma appunto di Vitinia, come anche quella di Tor de' Cenci, così come altre. Quindi in realtà è variegatissima la situazione. In quel caso specifico, che io sappia, è privato, insomma, con chiaramente un costo di affitto, che sapevo essere anche una delle ragioni per cui si stava valutando una ricollocazione, a prescindere dall'ipotesi di Torino Mezzo Cammino, intendiamoci, però era sicuramente uno degli elementi del quadro. Sì, perché la questione è semplicemente, ho sentito che il comandante ha detto che c'era un interesse eventualmente a un'altra sede, però la questione è da capire, perché è chiaro, uno se sta più comodo, per carità, è ovvio, però era da capire se la sede attuale è ufficialmente, diciamo, riconosciuta come insufficiente per espletare il servizio che deve, per cui è destinata, insomma. E questo ce lo possono dire soltanto i carabinieri. Però su questo posso fare io però una mozione d'ordine. Cioè io uscirei dal tema come dire, di ricollocamento. Io farei un ragionamento a prescindere, cioè secondo me è corretto che il municipio dica che dove c'è adesso è giusto che rimanga e che ci siano altre zone che hanno ulteriore necessità di presidi, che possono dare poi possibilità di ampliamento dei servizi, per le quali poi saranno le forze dell'ordine a dirci si deve spostare o si può come dire, duplicare, aumentare, eccetera. Noi poniamo l'esigenza e diamo l'opportunità in termini di spazi e strutture.
le considerazioni le facciamo, secondo me, le facciamo fare poi a un tavolo con le istituzioni delle forze dell'ordine. Cioè, lo trovo politicamente sbagliato, perché io lo dico politicamente, non sono d'accordo al dover scegliere di togliere da una parte e mettere da un'altra. La mia proposta politica deve essere quella di dire: c'è questa esigenza, c'è questa possibilità, lavoriamo perché tutti possono essere più coperti possibili e messi le forze dell'ordine nel poter lavorare nel miglior modo possibile per la collettività, con la presenza dello Stato. Però, cioè, politicamente io non mi sento ad avallare la necessità di capire dove spostare e perché spostare, perché per me spostare è un punto di vista perdente. Poi, se sarò costretto a dover fare questa valutazione, sarò costretto a farla e la farò, ma non voglio mettermi io nella condizione di doverla fare, perché non la trovo giusta nei confronti del territorio. Corrente Borrelli, prego. Presidente, sì, posso, se il consigliere Corrente mi dà l'opportunità? Perché non riuscivo a smutarmi. Sì, vai. Solo se... Grazie Giulio. Vai. No, innanzitutto mi scuso perché insomma non avevo difficoltà a intervenire, non riuscivo a smutarmi. Sono state dette molte cose e ovviamente io rischio di essere di parte, nel senso essere parte di un ragionamento, perché come è noto è più, ci abito a Bitinia. Però nonostante questo mi sento di condividere quello che diceva adesso, per ultimo, diciamo, il presidente Gagliardi, perché secondo me c'entra, diciamo, il punto di vista con cui noi ci approcciamo al tema, e il punto di vista dal mio, ovviamente, versante, dal mio punto di vista è questo: cioè c'è una richiesta stralegittima e ovviamente condivisibile da parte di alcuni quartieri, direi non solo, però rimaniamo nello specifico dell'oggetto della discussione di questa mattina, che richiedono una maggiore presenza delle forze dell'ordine nel territorio a fronte di nuove edificazioni, ma indipendentemente da questo mi sentirei di dire, cioè questo tipo di discussione secondo me sarebbe più che legittima, anche se non avessimo sullo sfondo il ragionamento su oneri di urbanizzazione, fosse solo, tra virgolette solo, passatemi il termine, una richiesta di maggiore attenzione sul piano della sicurezza di alcuni quartieri del nostro municipio, perché sappiamo che il tema della sicurezza evidentemente è un tema sentito di presenza dello Stato, di presenza delle istituzioni, di tutela degli stessi e di accesso diretto a un servizio. Questa secondo me è la discussione, quindi io, o almeno io mi approccio anch'io in questo modo alla discussione, quindi io mi sento di condividere questa richiesta e quindi, come facessimo, diciamo, se fossimo in discussione generale di commissioni pre-istruttoria un atto, no? Io mi sentirei di approcciare in questo senso, cioè di verificare i locali esistenti, di verificare le condizioni, di aprire un tavolo con gli enti coinvolti e poi ovviamente di come dire, condensare questo tipo di discussione a monte in una proposta operativa. Sulla proposta operativa però non voglio essere nemmeno reticente, io non condivido l'idea di fondo che i servizi si danno e si tolgono, cioè anche perché fossero servizi di competenza diretta nostra municipale, diciamo l'onere della proposta ovviamente all'ente in causa, ma non essendo noi l'arma dei carabinieri nello specifico, è un dato di fatto, l'onere della proposta esecutiva non sta a noi, quindi sul piano politico io penso che non sia corretto porre la contestuale chiusura di un servizio a fronte di un servizio stesso che viene aperto e implementato. Quindi condenso, condivido anch'io l'esigenza di come dire, ulteriori approfondimenti come necessario, condivido anch'io l'esigenza di mettere tutti gli attori in campo, condivido anch'io il fatto che gli oneri che sono stati prodotti debbano essere incamerati e vincolati ad attività diciamo presenti sul territorio che le ha generati, ma mi sento di condividere anche la difesa di un servizio pubblico attuale esistente, parziale, insufficiente, ma la cui ratio nel momento in cui è stato definito non è che era noto, cioè non è che il quartiere di Bitinia sorge nel 2023, sorge da qualche anno e forse i problemi di isolamento del quartiere sono state le ragioni per cui questo tipo di servizio è stato concepito in quel quartiere. Proprio perché quel quartiere, nei fatti, avendo la via Cristoforo Colombo da una parte, la via Lostienza e la via del Mare dall'altra, è territorio di frontiera non solo tra due municipi, ma appunto tra tutti gli ambiti di intervento del presidio delle forze dell'ordine. Ovviamente è irrealistico pensare a un'implementazione nella sede di Bitinia del servizio attuale. Faccio presente che il servizio negli anni è stato anche rimodulato, non in eccesso, ma in parte in difetto, ma è un servizio imprescindibile. Che tutti gli abitanti
mi limito al tema del quartiere perché non voglio mettere in bocca altri, diciamo, questo elemento, come hanno stra ragione i cittadini che giustamente ci dicono non è facilmente raggiungibile per tutti e tutte in termini generali. Quindi, diciamo, io mi terrei, rimarrei però nel nostro ambito di riferimento, che è l'ambito politico, e sul piano politico chiediamo un'implementazione del servizio, chiediamo un tavolo che possa determinare l'utilizzo degli oneri, diamo il nostro contributo in termini di spazi, in termini di risorse, in termini di interlocuzione, come è necessario, ovviamente tutte e tre, per rendere fattiva questa richiesta fatta al territorio, ma contestualmente, mi sentirei di dire anch'io, preserviamo quello che c'è, preserviamo che c'è, non in quelle forme, in altre forme, lo diceva il presidente del comitato di quartiere e lo sanno credo un po' tutti, perché è un'annosa questione che ha attraversato i tavoli istituzionali anche i capitolini. C'è un tema enorme che è quello dell'utilizzo dell'area, diciamo, del deposito carburanti, dell'area militare, per capirci, all'interno del perimetro Evitinia, oggetto anche dei lavori del collettore, su cui queste due commissioni sono state investite in una discussione congiunta solo poche settimane o mesi fa. All'interno di quella struttura possono essere presenti degli spazi e quindi contestualmente valutiamo anche l'utilizzo eventuale di quegli spazi come sede alternativa, magari andando a ovviare il tema che è l'affitto e il versamento dell'affitto a una struttura privata. Quindi io penso che di cose da poter fare ce ne sono. Prima di condensarle in un atto, valutiamole tutte nell'ottica appunto della richiesta che ci viene fatta da tutti i cittadini del quadrante e dell'intero municipio. Spero di aver condensato il mio pensiero. Grazie. Grazie, chiarissimo. Prego, Corrente. Allora, grazie Presidente. Allora, premetto che nella scorsa consigliatura facevo parte della Commissione Urbanistica del Municipio e quindi fui uno dei relatori, insomma, della risoluzione licenziata nel luglio del 2019. Fu fatta un'istruttoria, diciamo, importante, non solo a livello municipale, ma anche a livello capitolino, no? Perché prima di quella commissione municipale ci fu anche una commissione urbanistica capitolina nella quale intervenne il dottor Nicastro, vari esponenti del territorio. Quella risoluzione a cui fa pedissequamente riferimento anche questa nel dispositivo, perché è uguale, ed è giusto perché fu un indirizzo politico quello che si diede all'epoca ed è, deve essere, come diceva anche chi mi ha preceduto, un indirizzo politico quello attuale, dava una destinazione, un indirizzo politico sulla destinazione dei fondi, utilizzando peraltro anche il piano casa. Cosa c'è di diverso, no, in questo dispositivo uguale 19-23 rispetto alla precedente? Perché rifare una mozione, una risoluzione che riprende lo stesso indirizzo che non è stato portato a termine, non è stato perseguito, per carità, si riprende e si fa. C'è un'indicazione di intervenire non sotto un indirizzo politico, ma sotto un indirizzo gestionale, cioè togliamola lì e mettiamola là. Allora, forse l'errore, cioè la cosa su cui non sono molto d'accordo è proprio questa. Parliamo di città dei 15 minuti, no? Ogni quartiere deve avere nell'ambito dei suoi 15 minuti, diciamo, tutti la maggior parte dei servizi che possono servire. L'importanza del presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nei quartieri periferici di frontiera, no? Come appunto sono quelli che abbiamo descritto prima. L'importanza di avere comunque, e già è stato proposto nella risoluzione 2019, un presidio, come diceva anche Nicastro, in un territorio che si è espanso in maniera importante. Per cui l'indirizzo politico, secondo me, che noi dobbiamo dare, il valore aggiunto di questa risoluzione è proprio, riprendiamo quella risoluzione del 19, come fatto adesso, ma senza togliere, cioè dando un indirizzo di non privare un quartiere di un servizio. Poi chiaramente la valutazione nel merito devono fare gli organismi competenti, ma il nostro indirizzo politico non può essere quello di togliere un servizio, ma di mantenerlo, ampliando, portandolo dove non c'è. La caserma a Torino Mezzo Cammino. Quindi, francamente, il valore aggiunto che questa risoluzione deve dare deve essere nel mantenere un servizio e non nel toglierlo. Ho terminato, grazie. Grazie, chiarissimo. No, scusate che guardo l'ordine degli interventi. Allora, vedo che c'è Ecca De Iulis e poi Aurea. Io mi permetto però di introdurre un aspetto, perché già siamo all'una, quindi vi stimolo a stare su alcune proposte che faccio. Allora, adesso evito di leggere la sentenza, ma ricalco, diciamo, lo spirito di fondo di questo argomento.
Io direi che, per, facendo un po' il sunto di tutto quello che è stato detto, tra l'altro prima, come dire, nel mentre del dibattito non ho avuto modo di dire che io ho avuto la possibilità di avere un confronto con il Dipartimento per l'Urbanistica, che avevo fra l'altro invitato oggi, ma che per ragioni, diciamo, di tempo non era possibile avere oggi. Quindi io sono, se anche il Presidente Corrente è d'accordo, sarei per riconvocarsi con un altro appuntamento, sempre di commissione congiunta, magari operativo su questo aspetto qui, e interlocutorio con appunto il Dipartimento. Però mi piacerebbe che all'interno di questo atto, che evidentemente va superato per una serie di aspetti che poi diremo magari nel dettaglio anche più avanti, io andrei a introdurre una serie di richieste, e queste sono la prima di tutto la convocazione di una pre-conferenza dei servizi fra tutti gli enti interessati per valutare le soluzioni che si possono mettere in campo, sia economiche sia operative, perché ripeto, per come poi vi potrò descrivere meglio, in questi termini non è attuabile quanto richiesto. Di stralciare il tema del project financing, che è stato introdotto con il progetto che fa riferimento alla Dispoli, perché non siamo nelle condizioni di farlo, perché project financing, secondo il codice degli appalti, è un istituto ben specifico, dove c'è la compartecipazione di un soggetto privato alla costruzione di un'opera, che quindi non ricalca una situazione in cui si ha come finalità l'utilizzo di fondi già incamerati e in parte che verranno incamerati, però a titolo di onere, quindi diciamo unicamente pubblici in questi termini. E soprattutto c'è, cioè, appunto, come veniva richiamato, il termine di non andare a tirare la coperta da un quartiere all'altro, ma cercare di fare un ragionamento d'accrescimento a fronte di un accrescimento appunto delle necessità e del numero di cittadini e delle superfici oramai edificate nel nostro territorio. E poi in ultimo c'è un aspetto, come dire, di natura, se vogliamo, anche molto sostanziale perché operativa, che è quella di andare a trovare un meccanismo giuridico per poter utilizzare quei fondi che effettivamente sono disponibili, che effettivamente secondo la legge 21 del 2009, quindi il cosiddetto piano casa, permette, o meglio vincola, purtroppo non al quartiere ma il territorio, cioè questa decisione, questa locuzione un po' volutamente vaga, che però ci può, come dire, opportunamente piegata e utilizzata, mettere nelle condizioni di trovare delle soluzioni per appunto rendere direttamente eseguibile un meccanismo di questo tipo, che però, ripeto, secondo me non può prescindere da una preconferenza dei servizi. Quindi con queste proposte io cedo la parola a Eka e poi a Iulis. Prego. Presidente, però qua noi siamo finiti in fondo, cioè della serie, c'era Aurea, c'ero io, poi sono state magicamente abbassate le mani, siamo finiti in fondo, quantomeno tuteliamo gli ospiti. Ma infatti, voi, per me potete tranquillamente parlare voi, non ho abbassato la mano, io mantengo la mano alzata. Io la mano, però io al momento ho citato solo altri due consiglieri, Eka e De Iulis, quindi ditemi voi come volete organizzarvi, non c'è problema. Presidente, io ho abbassato la mano, però poi è stata abbassata. A me è stata riabbassata la mano in questo momento. Io vi giuro che non ho toccato nessuna mano, quindi per me potete andare. Ma c'era Bedoni prima, dopo di me c'era Bedoni da prima, Bedoni, okay, allora facciamo Bedoni, no. Ditemi voi in che ordine, per me non c'è problema. No, presidente, io aspetto pure, adesso sono finito sesto perché mi è stata riabbassata la mano, però abbiamo Aurea. Ma chi è che abbassa? Scusatemi, ma chi è che sta toccando le mani alzate? Ma qualcuno, a me si è abbassata dopo un tot di tempo, non voglio sapere il peccatore, però se qualcuno lo fa, come dire, sponte sua, se la smettesse, grazie. No, allora, prego, Bedoni. È proprio comparsa tra pochi minuti, tra pochi secondi, per abbassata la mano, per cui penso che... No, Presidente, io rimango anche sesto, io sono per la tutela degli ospiti, c'era Aurea prima di me, secondo me, ripeto, noi siamo a permesso, loro si impegnano per essere partecipi, quindi... Io darei tutela a lui, tutto qui. Io rimango anche sesto. Assolutamente sì. Perfetto, prego Aurea. Ok, poi cerchiamo di far parlare pure chi ha ascoltato per due ore e non ha mai parlato, grazie. Va bene, tanto qui non la sistemeremo mai questa cosa. Cercherò di essere veramente rapido. Allora, intanto la precisazione sul project financing. Quel progetto di La Dispoli non è stato presentato
per seguire quel modello, perché lo sappiamo bene come funziona un project financing. Quel progetto è stato presentato per dare un esempio di edificio, dimensioni, spazi, posti letto, sala d'attesa. Quindi non c'entra assolutamente nulla il project financing. Ci tenevo a puntualizzare questa cosa, perché sennò sembra che stiamo andando a proporre un qualche cosa che comunque non è realizzabile. Invece era a titolo esemplificativo. Il tipo di edificio per dimensioni e caratteristiche potrebbe essere replicato su quell'area. Stop. Quindi scordiamoci cortesemente il concetto di project, perché veramente non c'entra nulla. L'altra precisazione: noi non abbiamo mai chiesto in questi anni di interlocuzione con le forze dell'ordine di, almeno nella genesi iniziale, di spostare un servizio da una parte all'altra. Noi abbiamo chiesto inizialmente di realizzare, perché abbiamo sempre pensato che fosse utile ampliare il servizio, e quindi abbiamo chiesto un presidio delle forze dell'ordine. Ci è stato risposto che la prefettura scarta a priori, questo lo può confermare anche il comandante, ma in realtà questa cosa nasce anni fa, quindi all'epoca c'era addirittura un altro comandante, comandante Campi, e questa ipotesi di creare un secondo presidio fu proprio scartata in partenza. Quindi si è proseguito su questo binario semplicemente perché le direttive della prefettura erano queste, cioè c'è un ok se c'è effettivamente un risparmio, cioè oggi l'ARMA paga circa 100.000 euro di affitto al privato, se si riesce a creare una struttura pubblica con tutto quello che ci siamo detti è chiaro che c'è l'interesse. Se si deve creare un'altra struttura con un aggravio di costi e difficoltà organizzative di due presidi che fanno magari capo allo stesso comandante, proprio perché sono a una distanza di 3 chilometri, è chiaro che questa ipotesi fu scartata categoricamente. Quindi non nasce così casualmente. Noi abbiamo avuto delle indicazioni, dei paletti entro cui muoverci, e quindi quella sorta di progetto preliminare, chiamatelo come volete, è stato costruito in quella maniera sulla base di indicazioni che arrivavano appunto dall'ARMA, non perché ce le siamo, diciamo, inventate noi. Ecco, ci tenevo a fare queste due precisazioni, perché sennò, ripeto, cerchiamo sempre di essere molto chiari, precisi, però poi capita, no, che in queste discussioni ci possono essere dei fraintendimenti. Ho finito, grazie. Grazie, ok. L'unica cosa che... Allora, la precisazione sul progetto era... Poi adesso mi spiega che l'avete presentato voi. Io questa parte la ignoravo perché le firme sono dei consiglieri, quindi la prendo per buona così. Era soltanto che, non essendo contestualizzato, lì la si può leggere in ogni modo, quindi... Essendo allegato, pensavamo che la proposta, visto che c'è anche la parte economica interna, fosse di quel progetto. La presentammo insieme al consorzio. Ok, perfetto. La proposta economica è di la Dispoli, cioè... Esatto, non è, no, non è il progetto, diciamo, di realizzazione. Che normalmente nelle risoluzioni non ci sono i progetti allegati, quindi è già una particolarità. E poi nel corpo dell'atto non era spiegato, quindi io l'ho letta, come dire, contestualmente, rispetto a con gli strumenti che avevo in quel momento. Allora, De Iulis e poi Grazioli, così mixiamo un po' gli interventi di chi non è intervenuto e subito Presidente, poi... Presidente, scusi, a chiarezza però, nell'atto è scritto: a tale proposito riportiamo un progetto reperito in rete relativo alla caserma di La Dispoli, che per dimensioni e caratteristiche potrebbe essere preso come riferimento per la realizzazione della nuova caserma di Mezzocamino, no. Ma non che quello è il progetto, eh? Tutto no, qui. No, quello immaginavo. Certo. Io ho visto, il tempo scorre. Ok, grazie. Attendevo che mi desse parola, Presidente. Guarda, confesso che questa discussione che questa mattina si è svolta su questo tema un pochino mi lascia sorpreso, diciamo, no? Nel senso che il municipio
come è stato già ricordato, si è espresso forse con più di una risoluzione, forse erano degli ordini del giorno, ma ci sono anche altri atti. L'Assemblea Capitolina si è espressa, anche documenti che vanno oltre l'amministrazione, quindi municipale e comunale, ci sono altri documenti e scambio di lettere con anche il Ministero, e mi sembra che sull'apertura diciamo di una nuova stazione a mezzo cammino, su questo diciamo siamo tutti d'accordo, però poi alla fine la discussione è andata su altri termini, no? Quindi sull'eventuale chiusura di quella di Vitinia, perché come ci diceva anche il presidente del comitato di quartiere Aurea, la risposta era stata negativa in averne due. Concordo sul fatto di analizzare invece la possibilità di tenerle, ma diciamo per esperienza io credo che la risposta potrebbe essere negativa, per cui per non farci trovare impreparati eventualmente noi cerchiamo di tenerci anche una via di uscita, no? Ad esempio, se ci dovessero dire non è possibile avere entrambi i presidi sia a mezzo cammino che a Vitinia, allora cominciamo a pensare se c'è la possibilità di richiedere anche un presidio mobile che poi avrebbe le stesse funzioni, cioè magari non posso fare la denuncia ma posso inseguire l'emergenza, e comunque il presidio è già qualcosa di importante per il territorio, il presidio mobile intendo. Quindi ecco, questo solo per dire che non ci dobbiamo far trovare impreparati. L'altra questione comunque è che se dovesse esserci la possibilità che qualcuno trovi una soluzione, no? Come dicevano, adesso non ricordo chi è che lo diceva, visto che il territorio su cui opera la stazione dei Carabinieri di Vitinia addirittura arriva a Centro Giano, Giardini di Roma, fino ad Ostia, ma se qualcuno, come veniva ricordato in commissione, dovesse trovare un posto migliore, collocato bene per gli interventi, magari con la Via del Mare, con la Colombo, e questo magari non siamo noi, questo soggetto non è il municipio 9, ma ad esempio il municipio 10, noi rischieremmo di perderla anche la stazione sul nostro territorio, poi altro che Vitinia e mezzo cammino. Quindi su questo bisogna fare attenzione, perché potremmo anche non essere gli unici che stanno valutando un'ipotesi. Noi non possiamo sapere quello. No, non ho capito. Assolutamente vero. Ok, quindi su questa cosa qui diciamo valutiamo, però ecco, valutiamole tutte a 360 gradi, e naturalmente su Vitinia però bisogna anche porre l'attenzione, no? Perché poi chiedere sì lo sdoppiamento della caserma, poi non si hanno risultati. A Vitinia se ne va comunque un presidio importante, al di là del servizio, un presidio proprio di sicurezza che è importante. E alcuni temi su Vitinia bisogna comunque che qualcuno li porti avanti, oppure ci dica se sono stati portati avanti e quali sono le problematiche. È inutile che adesso andiamo a ripresentare le varie problematiche che ha Vitinia, insomma, il print che non è attuato, la strada di collegamento, eccetera, eccetera. Non è oggetto di questa commissione, però delle risposte sicuramente bisogna darle. Però visto, Presidente, che sono emerse una serie di come dire di temi, diciamo sono risultati come dire interpretazioni non univoche o comunque che necessitano di approfondimenti. Io credo che la cosa migliore a questo punto, visto che la tematica è importante, è sentita, va analizzata bene e sono emerse anche dei temi che potrebbero andare a modificare il corpo della risoluzione, io non so, magari era già dato per scontato che non si votasse oggi, però magari non lo è, quindi io chiederei di superare questa fase, anche perché l'orario è anche quello che è. Ci sono stati anche dei problemi con la commissione, anche con chi ha potuto partecipare e chi no. Anzi, le chiedo, Presidente, ma l'aveva accennato proprio lei, mi sembra, che tematiche come queste, commissioni come queste, facciamole in presenza, cioè facciamole miste, ma principalmente in presenza,
perché rischiamo di, diciamo a distanza di fare delle discussioni che poi, come è successo con persone che vogliono partecipare, ecco che si creano dei problemi. Quindi io approfondirei quei punti di attenzione che sono emersi un po' da tutti, sia da comitati che dai consiglieri, e fare in modo di fare un atto, visto che poi di risoluzione si tratta, più condiviso possibile, più allargato possibile, e in modo che possiamo riflettere tutti quanti, non così velocemente dalla convocazione ad oggi, ma in maniera più compiuta, su un qualcosa che, come la stazione, che io davo per scontato e che invece qualche problemino mi sembra che stia nascendo. Tra l'altro, formalmente, lo dico così, formalmente non era allegata alla risoluzione, alla convocazione, cosa che deve essere fatta, anche se era scritto che era pubblicata all'interno di Teams, però formalmente credo che anche quello sia un problema. Magari per le prossime volte conviene sempre allegarla all'email, perché eventualmente chi non la legge o chi non è impossibilitato in quel momento in Teams, si possono creare dei problemi. Poi formalmente deve essere allegata. Quindi ripeto, anche visto l'orario, io è una proposta che faccio, Presidente, ma forse era tra le righe, però ecco, non lo do mai per scontato, di rincontrarci con tutti i soggetti presenti, fare nostre queste osservazioni. Ringrazio naturalmente i proponenti che hanno proposto di nuovo il tema, perché talvolta al cambio di amministrazione alcune cose vanno ribadite, talvolta alcune cose vanno aggiunte, perché con la politica sappiamo che ci vogliono anni talvolta per alcune cose, però su qualche cosa io, ecco, andrei ad approfondire meglio, mi fermerei un attimo e rifletterei e farei un documento più condiviso possibile, senza che ci possano essere dubbi da parte di alcuno. Grazie. Grazie, prego. Scusatemi, vedo l'elenco degli interventi. Prego, Grazioli, poi Ecca. Grazie Presidente. Allora, ho sentito un po' la discussione, non ho un po' avuto possibilità di partecipare dall'inizio perché stando a scuola avevo gli scrutini, quindi stanno le fasi finali, quindi scusatemi. Allora, con Luca siamo uno dei proponenti, perché? Perché in realtà, come diceva anche nell'ultimo intervento il consigliere De Iulis, in realtà sì, c'era una risoluzione di anni addietro, che però, vista l'enorme complessità in cui si andava poi, si è andata un po' un attimino, poi si è un attimino poi messa da parte e non è stata portata avanti, ecco perché è stata ripresentata una risoluzione, è stata cambiata un po' nei caratteri. Perché? Perché stavolta in realtà noi vorremmo portarla a soluzione, questa benedetta caserma, che sia dei carabinieri o della polizia, poco cambia. Per rispondere un po' alle varie chiamate, allora, Vitinia è un presidio sì distaccato, e negli anni è diminuito il personale semplicemente perché è un presidio molto piccolo, è una comunità molto piccola, quindi non riesce a sviluppare all'interno della struttura poi anche la possibilità di ampliare l'organico, quindi ecco perché poi negli anni è andata un po' a finire così, che è diminuita, anche se poi la sua zona di competenza non è così che è diminuita, anzi è aumentata, perché oltre ad andare nel 10° municipio, come alcuni vi ricordava, si è aggiunto un enorme quartiere che è ancora tutt'oggi in fase di urbanizzazione, quindi aumenterà ancora di più. Allora, l'idea che porta al tutto è trovare altre soluzioni. Una caserma dei carabinieri non può andare in una struttura militare di un presidio militare. Perché? Perché all'interno è un presidio militare, deve essere salvaguardato e non potrebbe essere zona di servizio anche per utenza non militare. Talvolta nelle caserme, se ci fate caso, a Cecchignola c'è all'interno, in dei grossi presidi militari, c'è all'interno una stazione di carabinieri che fa funzioni di polizia militare, quindi PM militare, quindi si occupa solo di questo. Tant'è vero, è stata poi costruita a fianco poi una caserma invece per il presidio della zona, quindi ecco perché non può andare. L'esempio è proprio classico, proprio nel nostro municipio, non dobbiamo andare troppo lontano, perché non tenere quella interno alla città militare e invece averne costruita un'altra, cioè presa un'altra, perché non so se quella è costruita, presa in affitto, questo non lo so,
però farne un'altra nelle immediate vicinanze per la cittadinanza. Quindi questa è un'ipotesi che non può essere portata avanti, cioè spostare il presidio dall'attuale posizione, mettere in un presidio militare, perché non si può, semplicemente per questo. Le leggi non lo prevedono, specialmente la salvaguardia di una zona militare non lo prevede, sono, non metterebbero accesso limitato, ma metterebbero accesso a tutti, quindi si capisce anche il perché di questo. Quindi il tutto nasce da questo, cioè dare un nuovo presidio, dare la possibilità ai carabinieri o chi per sé venga lì, di implementare ulteriormente, in questo caso i carabinieri, perché stando a Vitigna, era giusto scrivere i carabinieri nella risoluzione. Se era polizia, avremmo scritto polizia, questo non toglie nulla contro le varie forze armate, non mi interessa questo. Il problema è di trovare una giusta collocazione, visto che lì c'erano delle opere di urbanizzazione da mettere in terra, visto che c'era precedentemente già da una giunta non nostra un indirizzo politico a portare un qualcosa in quella zona, sapendo già, e il signore ha ragione che mi ha preceduto prima, due interventi fa, è un ospite, che non si può ampliare o mettere caserme lì dove vogliamo, né della polizia né del ministero, né dei carabinieri, perché è contingentato al numero di abitanti, alle situazioni, alle zone. Quindi non si può in assoluto aprire caserme ovunque la politica ne abbia la necessità. Questo è l'altro grosso scoglio su cui noi ci dobbiamo confrontare in un'accettazione o no di una risoluzione o nell'ampliamento di questa risoluzione. Quindi dobbiamo stare attenti. Uno, non si può mettere una caserma di carabinieri, una caserma dell'esercito, cioè una struttura dell'esercito, ve lo dico già, non si può fare. Non si possono creare nuove stazioni né di carabinieri né di polizia, se non il Ministero degli Interni, ma non lo fa perché non ne ha esigenza di organico, tant'è vero negli anni ha diminuito l'organico, solo avrebbe aumentato l'organico a Vitigna, ma invece l'ha diminuito, quindi c'è un perché si dà maggiore possibilità di utilizzo di uomini delle zone maggiormente dove ci sono un'alta intensità di criminalità, quindi maggiormente presidi più piccoli, così si vedono molto più a sud che forse al centro Italia. Quindi questo è un altro problema su cui dobbiamo tener conto. E l'altro è dare comunque a un quartiere enorme che sta nascendo nelle vicinanze, perché divide solo una strada, è quella caserma dell'esercito in cui noi vogliamo mettere la struttura dentro, divide i due quartieri. Quindi se noi spostiamo semplicemente nell'altro quadrante, questo non lo so, non lo decido io, c'è una commissione, la mia idea era quella, però c'è una commissione logicamente che dibatterà e quindi ci sarà un dibattito politico e quindi dibatterà su questa situazione, se spostarla o non spostarla, questo non compete a me, io ho fatto solo una risoluzione per risolvere un problema che sicuramente è sentito da entrambe le parti. Lì forse in una zona noi dobbiamo fare anche delle scelte, ecco perché l'altra risoluzione è andata avanti, perché la politica poi deve fare le scelte, non può avere due piedi in due scarpe, questa è la realtà ragazzi, quindi in realtà dare un servizio, una vicinanza, evitare anche il pagamento di un affitto, una struttura che comunque è fatiscente, comunque è una struttura che poi comunque dovrà essere ammodernata, quindi spostare una struttura nuova con molti più mezzi, molto più grande, quindi la possibilità anche allo Stato Maggiore dei Carabinieri di poter implementare l'organico, che forse è quello che noi dobbiamo andare a chiedere, l'implementazione dell'organico, quindi dargli una struttura per implementare anche l'organico, perché con la struttura attuale noi non riusciremo mai ad implementare l'organico, questo è un altro dato di fatto, però logicamente mi sento anche di spezzare una lancia a chi è di Vitigna, dice però mi togli la caserma dei Carabinieri, questo è un altro problema, ma la politica purtroppo deve fare poi alla fine, deve arrivare a delle scelte, perché se non arriviamo a delle scelte il risultato qual è? Il risultato è quella risoluzione già di diversi anni fa che è rimasta lì, carta messa lì a macero, che poi tra un po' butteremo tutto via. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Grazioli. Adesso c'è il io volevo soltanto aggiungere, penso ci sia stato un misunderstanding. Nessuno ha parlato di strutture militari o di altro. Abbiamo soltanto detto di valutare che, come dire, il fatto che il raddoppio o meno venga valutato da un ente competente come le forze dell'ordine, perché non sta alla politica locale, come dire, indicare dove mettere o quante metterne. Noi facciamo una proposta di aumento di servizio, poi faremo i conti con la realtà nel momento in cui i soggetti competenti, vedi, le forze dell'ordine ci diranno sì o no. Quindi su questo la volevo rassicurare. Però
Presidente, avevo sentito che dicevano di spostarla casomai all'interno della struttura militare già preesistente, e quello, io perciò ho risposto a quello. La struttura militare, il comitato di quartiere di Vitini aveva fatto la proposta. Io l'ho sentita nell'area. Io mi riferivo soltanto ai consiglieri. Io ho risposto al dibattito, non ho detto chi l'ha detto, però ho risposto al dibattito. Scusate se Cucunato aspetta perché c'è una lista d'attesa. Io chiedo l'intervento, tanto chiederò un consiglio ordinario sul tema, quindi è un'ora e mezza che sto aspettando. No, guarda Piero, io ti chiedo proprio un favore personale oltre che politico. Te lo chiedo, visto che siamo persone serie entrambi, io ti chiedo questo. Ma non è in polemica. L'argomento è veramente molto delicato e molto importante. Dato che abitate in quartiere e magari anche dal 2006, quindi immagino che conoscete bene, a parte l'intervento stiamo completamente andando da un'ora fuori tema. Il tema è che dobbiamo riuscire ad arrivare a Dama. Purtroppo, lo ridico un'altra volta, l'atto così proposto non si permette di andare a Dama, quindi dobbiamo essere tutti, come dire, fermi e sufficientemente professionali da condividere una strada che invece ci potrà portare a Dama. Questo è l'unico favore che io chiedo, serietà. Poi se vogliamo fare i consigli straordinari e andarci a fare gli articoli, andiamo a farci quello che vogliamo, andiamo pure a pomeriggio 5 se ci interessa, però poi alla gente, come dire, interessa la stazione, non interessa l'articolo, ok? Solo questo, prego Ecca. Grazie Presidente, però se il consigliere Cucunato vuole parlare prima di me non è un problema, non sono geloso delle posizioni. No, ma non ti preoccupare Fabio, purtroppo devo uscire, quindi io già poi ne ho parlato abbastanza di questo argomento, sono uno dei promotori, ma non di ieri o del 2019, 2011 Consiglio Provinciale, c'è un documento approvato, nel 2016 c'è una mia mozione, nel 2016 c'è sempre in Commissione Sicurezza del Municipio, tutte all'unanimità sono state approvate queste mozioni e queste risoluzioni. Non c'è problema. Faremo un consiglio straordinario sul tema. Grazie e buon lavoro, ragazzi. Ok. Posso intervenire, Presidente? Certo, Fabio, certo. Va, okay. Grazie. Io provo a essere sintetico, però a dire alcune cose. Innanzitutto ho taciuto fino adesso proprio per sentire soprattutto gli ospiti, perché alcune elementi non mi erano chiari, ma sicuramente per mia responsabilità non trasparivano nella proposta di risoluzione, tra cui naturalmente la manifestazione di interesse da parte dell'Arma dei Carabinieri per una sede, diciamo, operativa a Torrino Mezzocammino. Quindi, diciamo, alcune dei miei dubbi e perplessità sono state risolte proprio sentendo la discussione. Io però vorrei in primo luogo togliere, diciamo, un non detto, ovvero che la presenza di una stazione di polizia, una stazione di carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutti gli organi di sicurezza, funga da deterrente, diciamo, per i piccoli episodi di furto, autovetture, box o altro. Purtroppo, il quartiere di Torrino Mezzocammino ne è soggetto e ne riceve quasi quotidianamente, diciamo, la frequentazione di questi misfatti, però devo dire anche a Torrino Nord, via Oslo, via Berna, via Sofia, che hanno letteralmente, saranno meno di 100 metri lineari, diciamo, la stazione dell'Arma dei Carabinieri, non sono esenti, o meglio, hanno la stessa identica, diciamo, come dire, numero di furti. Quindi questo per evitare, diciamo, queste sono statistiche, quindi per evitare, diciamo, quel che mi è sembrato essere un non detto da parte
di alcuni. Io, come dire, condivido al 100%, però, la posizione di chi giustamente dice in un municipio, in un'area in espansione come il nono municipio, soprattutto verso Torino Mezzocammino, è necessaria, politicamente parlando, una presenza maggiore di forze dell'ordine, anche se poi la scelta, lo ribadisco, deve essere quella del Ministero della Difesa o del Ministero dell'Interno o del Ministero del MEF, a seconda dell'arma che si sceglie di, diciamo, avere. Però oggettivamente l'impostazione di una decisione politica in cui si toglie a un quartiere solo perché è piccolo e con un numero di abitanti e di residenti più piccolo, più ridotto rispetto ai grandi quartieri, rischia di essere anche dissonante nei confronti delle politiche che stiamo ponendo, diciamo, tutti quanti, maggioranza e minoranza, da questo punto di vista, in atto. Quindi una maggiore attenzione, magari con una proposta sicuramente di mantenimento della stazione dei carabinieri a Vitigna, nel caso in cui ciò non fosse possibile, come suggeriva il presidente Gagliardi, la possibilità di una stazione mobile, di una o di altri meccanismi che possiamo, in un quadro anche, diciamo, di dialogo e confronto con le forze armate, possiamo anche vedere, perché loro saranno sicuramente più esperti di noi sul tema, possiamo concordare. Non vorrei che con la scusa del numero ridotto degli abitanti, quartieri come Vitigna, che hanno già avuto ridotto, insomma, la presenza dell'anagrafe, la presenza della ASL, non hanno i licei, continuano a essere impoveriti. Mi riferisco a Vitigna, perché è il caso di Vitigna, ma questo può essere per Casal Brunori, per molti dei quartieri dell'Extragra, da Casal Fattoria, Spregamore, Schizzanello, eccetera, eccetera. Ecco, dobbiamo fare un ragionamento molto più, diciamo, ampio, di copertura del servizio. Concludo, così almeno rubo pochissimo tempo, e visto che è l'una e mezza, dicendo, da quel che è emerso dall'intervento del comandante De Santis, mi è parso di capire che comunque sia quella stazione, oggi a Vitigna, un indomani forse a Torino Mezzocammino, avrebbe come ambito, diciamo, di attività tendenziale il decimo municipio. Da questo punto di vista, quindi, condivido la battuta in qualche maniera, ma tale non era, della possibilità che anche il decimo municipio chieda a questo punto una stazione dei carabinieri, mi lascia perplesso comunque sia le difficoltà, come dire, logistiche, ecco, che le due posizioni, sia Vitigna che Torino Mezzocammino, hanno. A oggi i carabinieri che sono situati nella stazione di Vitigna hanno difficoltà ad arrivare a pattugliare in maniera costante e continua il quartiere di Torino Mezzocammino, perché è difficilmente raggiungibile se non attraverso un giro tortuoso, via del Lago Santo e tutto il resto, oppure via del Mare o via Ostiense. La stessa cosa sarà a parti inverse per i carabinieri che eventualmente saranno a Torino Mezzocammino, avranno difficoltà ad andare a Vitigna. Quindi, con una propensione verso fino a Ostia, quindi probabilmente dovremmo ragionare veramente con l'arma dei carabinieri e con tutte le forze armate, dato che abbiamo anche dei tavoli in corso, come dire, una pianificazione della presenza delle varie forze armate sul territorio del municipio e del comune tutto. Grazie. Prego, Bedoni, finalmente tocca a lei.
Grazie. Presidente, sarò molto breve, cioè della serie. Accolgo innanzitutto la proposta che lei ha fatto di lavorare su una seconda commissione, perché chiaramente ci sono, questo è il mio pensiero, ci sono tematiche risolvibili più velocemente, ci sono tematiche che vanno ragionate con maggiore attenzione e questa è una di esse. Pertanto bene la riconvocazione, l'approfondimento, le eventuali integrazioni che i consiglieri vogliono apportare. Su questo non sono perfettamente d'accordo. Dico solo una cosa, qualcuno l'ha detto durante gli interventi, al di là di posizioni ambigue, io ho un pensiero, Presidente, dato che sono con Grazioli cofirmatario della risoluzione, e lo dico con grande chiarezza. Noi ci troviamo in una condizione su quel territorio dove allo stato attuale si sta fruendo di uno stabile di un privato, e questo ha un costo di circa 90-100 mila euro l'anno. Quindi per un fattore di razionalizzazione anche economica, ma soprattutto per il fatto che si vuole offrire, mi perdoni, una struttura confacente alle funzioni dell'area in crescita, io credo che ci sia la necessità, e ripeto, io mi esprimo in ambito politico perché la politica deve fare delle proposte, poi successivamente d'accordo con voi che ci saranno degli avalli amministrativi e diciamo l'ultima parola non spetta al municipio, ma credo che la politica abbia una funzione di indirizzo su cosa deve essere fatto in un determinato territorio, e perciò dico solo questo, che adesso diciamo nella discussione passa Vitinia, ma nulla contro a favore di Vitinia, non è questo il punto politico. Il punto è che noi dobbiamo, secondo me, obbligatoriamente svolgere una funzione di razionalizzazione dei servizi che offriamo. Questo è un punto di partenza, perché ho paura, Presidente, che al contrario, se si sviluppa un effetto, diciamo, l'effetto opposto del NIMBY, cioè not in my backyard, ma sì nel mio quartiere, potrebbe passare il pericoloso principio che tutto deve rimanere così e tutto deve rimanere vicino a me. Adesso approfondiamo questa tematica, e su questo sono perfettamente d'accordo. Ripeto, nulla contro a Vitinia o la situazione nello specifico, ma che l'amministrazione, dal mio punto di vista, si impegna a svolgere una funzione, cioè di razionalizzare, offrire il miglior servizio, e che non debba essere a tutti i costi sotto casa mia, perché ho paura, Presidente, qui concludo, che se no può passare il messaggio sbagliato, e cioè che è meglio un servizio al 20% che ho sotto casa, e l'ha detto il consigliere Ecca, averlo sotto casa non è una soluzione di garanzia in questo caso per le forze dell'ordine che non ci siano furti. Ma preferisco, e concludo, avere un servizio a pochi passi da casa o un po' più distante, ma che abbia funzionalità al 100%, che abbia costi minori per l'amministrazione, aggiungo, piuttosto che un servizio che ho sotto casa che ha funzionalità al 20%, perché molti l'hanno detto, ci sono anche dei problemi di parcheggio su quella zona, se andiamo nello specifico ne parleremo poi. Pertanto il punto della risoluzione e il valore politico di questa cosa è ragionare su come offriamo il migliore servizio, quanto ci costa e quanto andiamo a risparmiare e perché lo facciamo lì. E aggiungo anche, poi abbiamo avuto per un breve periodo l'opportunità, facciamo sì che questo avvenga nella prossima commissione, che si sentano anche le forze dell'ordine, perché io credo che in un sistema di razionalizzazione delle spese le forze dell'ordine siano poco interessate ad avere due sedi molto vicine, piuttosto che averne una con tutte le funzionalità. Questo approfondiamolo, ci sono stati anche dibattiti tra i comitati di quartiere e le forze dell'ordine, dove era già emerso questo, però è giusto che lo si faccia in una commissione ufficiale, questo è interessante, e che comunque aggiungo che anche se domani
andiamo a togliere la questione di Vitigna, interverrà comunque, statene certi, un processo di razionalizzazione, perché due sedi vicine è molto difficile che vengano realizzate anche a fronte di una sede maggiore e più grande, e che, ripeto, per idea potrebbe rispecchiare sulla base della grandezza del lotto una location simile a, diciamo, a quella di Ladispoli, il mantenimento di Vitigna. Questo lo tengo a sottolineare, pertanto credo che sia un processo che, come vada sia endemico. Presidente, ben disposto a ridiscuterne, sono primo firmatario, credo che Grazioli sia d'accordo con me, pertanto massima disponibilità ad andare avanti sul ragionamento. Grazie. Grazie consigliere e presidente contemporaneamente. Quindi bene, specifico due cose, ma di ordine metodologico oltre che politico, e sulle quali io però, come dire, chiamo tutti quanti a fare un ragionamento approfondito, e sono queste. Cioè, al di là delle considerazioni personali, che chiaramente o politiche, che lascio alla libertà di ognuno, e ci mancherebbe, però attenzione a fare un ragionamento out. Uno, perché De Iulis e Ecca hanno centrato, secondo me, un argomento essenziale da questo punto di vista, cioè non diamo per scontato che la scelta sia fra Vitigna e un altro quartiere del nono municipio, ma potenzialmente in tutto il bacino di quella caserma. E seconda cosa, attenzione a fare solo un ragionamento utilitaristico, che io sono sicuro che le forze dell'ordine non fanno, perché non fanno su un profilo di sicurezza e di copertura del territorio, che chiaramente segue completamente altri criteri. Ma solo per farne un esempio, Spinaceto, che è un quartiere, come dire, pimpante da questo punto di vista, posso dirlo perché ci sono cresciuto, ci vive tutta la mia famiglia, eccetera, eccetera, ha due presidi delle forze dell'ordine al suo interno, uno dei carabinieri e uno della polizia. Quindi lì dove c'è la necessità, il raddoppio delle forze vengono anche fatte. Però teniamo anche presente che, e su questo è un ragionamento privo di ogni tipo di polemica, ma proprio perché vogliamo arrivare al punto operativo della questione, io non la metterei neanche dal punto di vista dei costi, perché così come avviene in altri quadranti del nostro stesso municipio, cioè noi siamo pieni di scuole purtroppo che abbiamo chiuso e che sono a costo zero se vengono cedute direttamente ai vari corpi delle forze e diciamo i servizi delle forze di polizia, che quindi non costano qualche milione di euro di edificazione, ma costano il tempo di dare le chiavi dell'immobile a un altro ente. Il ragionamento, secondo me, impostato così è completamente sbagliato. Il ragionamento che va proposto è che, cioè, se vogliamo, va fatta molto più semplice di come le si è costruita, sia nell'atto sia nel dibattito di oggi. Il municipio, in forza della sua funzione locale, e se vogliamo anche demandata dai poteri del sindaco sull'organo di sicurezza, fa una considerazione, cioè che Torino Mezzo Cammino, che è un quartiere oggettivamente gigantesco e abitato da 15.000, probabilmente a regime 20.000 persone, è un quadrante nuovo della città che ha bisogno di una serie di servizi, fra cui anche il presidio delle forze dell'ordine. E secondo me qui si deve fermare l'azione propositiva del municipio. E noi, che siamo persone responsabili in tutte, maggioranza e opposizione, e sapendo che in accordo col territorio ci sono disponibilità alcuni fondi, troviamo le tecniche urbanistiche, che ripeto non possono essere quelle elencate, perché la caserma o la stazione della polizia non è materia dell'ente locale, quindi noi possiamo realizzare una struttura e poi deciderne in futuro l'effettivo impiego. Cioè, spero di aver parlato chiaramente fra le righe. E quindi determinare il possibile. Io non mi sento nelle condizioni di poter dire questo quartiere sì, questo quartiere no, ma vale, come dire, in modo completamente trasversale, perché qualcuno potrebbe far notare che quei soldi su Torino Mezzo Cammino possono essere più utili a altre opere che non ci sono, e che magari la soluzione delle forze dell'ordine può essere messa a costo zero da un'altra parte. Ma questo è un discorso che io non voglio fare, perché non è la mia interpretazione politica. La mia interpretazione politica è quella di un'emergenza e dell'emergere di un'esigenza che c'è. Qualsiasi operazione di discernimento è oggettivamente non solo arbitraria, a meno che non venga fatta dalle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza, oppure, come dire, opinabile,
perché a risparmiare soldi ci vuole molto poco, basta non costruire le cose e utilizzare il patrimonio già esistente. Fra l'altro, su questo vi segnalo che era un altro elemento che avevo rimandato più avanti, è una delle, ci sono una serie di sentenze della Corte dei Conti che purtroppo, come dire, falcidiano molto il dispositivo di questa risoluzione. In particolare Corte dei Conti, sezione prima, sentenza 300 del 91, che diciamo un po' l'aprifila, poi se c'è ancora la canale in linea potrà confermare che questa insomma è una delle pietre miliari sull'argomento della spesa in tema di immobili, per cui le competenze generali del comune trovano un limite nell'esigenza di carattere locale, in particolare la capacità di intervento sul territorio dell'ente locale non può estendersi alle materie di competenza di un altro ente pubblico o dello Stato. E ove ciò si verifichi, si realizza nocumento per l'ente stesso, in quanto l'utilizzo di risorse destinate per il bilancio a determinate finalità in materia difforme dalle previsioni, cioè dal TUEL, impedisce il perseguimento dei fini previsti, ovvero la realizzazione di economie di esercizio. Questo indirizzo è stato poi tradotto in un caso di specie completamente analogo a quello di oggi, solo che anziché costruire si andava ad acquistare un immobile per fare una caserma dei carabinieri, proprio in Basilicata, Corte dei Conti, sezione Basilicata, sezione controllo deliberazione 40 del 2017, in cui il comune è stato condannato per danno erariale perché ha acquistato un immobile per fare una stazione dei carabinieri. Questo proprio a ribadire che noi oggi il primo dei problemi che ci dobbiamo porre rispetto a questo atto è che sì, come scritto, si viene impedito di poterlo realizzare, ma che il leader amministrativo e urbanistica deve essere completamente riscritto, perché non possiamo andare in attuazione diretta, perché non è un'opera pubblica qualsiasi, è un'opera pubblica dello Stato. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è trovare la strada per fare un'opera pubblica che possa poi eventualmente essere convertita a funzioni di sicurezza. Primo punto. Secondo punto, ribadisco quello che dicevo prima sul tema della scelta. La scelta sul profilo di sicurezza ha dei criteri anche di professionalità che dobbiamo riconoscere agli enti e ai corpi dello Stato, quindi saranno loro a valutare dove, come, quando posizionare e quante posizionare presidi e caserme sul nostro territorio. Noi abbiamo l'obbligo morale, politico e amministrativo di identificare le esigenze del territorio, cioè di mostrare le esigenze del territorio e di dare l'opportunità di poter eseguire un servizio. Poi è chiaro che chi materialmente dovrà farlo ci dirà come, quando e perché sarà possibile muoversi all'interno delle cose prospettate. Questo è semplicemente il ragionamento che io mi sento di fare, perché non accetterei che dopo domani, dopo tanta fatica, riusciamo a fare un presidio delle forze dell'ordine a Torino Mezzo Cammino, arriva l'ennesimo quartiere oltre che, come dire, gioca a questa specie di ruba bandiera. Io politicamente non avallo una cosa del genere, avallo però la necessità che in quel quartiere ci sia un presidio, una caserma, una stazione di polizia, chiamatela quello che è e come volete, però ci sia, perché questa è obiettivamente una necessità. Quindi per questo io dicevo, stralciamo quello che è stato fatto adesso, ricostruiamolo tutti insieme sul binario corretto, nel dibattito e nel dialogo con il Dipartimento. Il Dipartimento da questo punto di vista, come accennavo prima, è stato estremamente chiaro, ci ha già detto che non è una strada percorribile questa, che ce ne sono altre che già stanno andando in corsa in questo momento su tutta Roma, e ce ne sono altri anche esempi già in passato sul nostro territorio. Quello ci dice la strada da intraprendere, e questa sarà la strada che secondo me potremmo intraprendere per farlo veramente, per farlo veramente. Grazie. Non so se ci sono altri interventi. Montoro. Presidente, perdono, io devo lasciare, sì. Mi scuso con tutti. Prego, la scuola 13:50, scusate tutti. Buona giornata, grazie. Grazie, buona giornata. Montoro, prego. Sì, grazie, no, mi dispiace, insomma, che il consigliere Bedoni sta andando via, perché un po' volevo anche un attimo rispondere a quello che aveva detto. Allora, il discorso è, noi non facciamo la guerra a tenere un servizio nel quartiere, ma noi abbiamo presentato una petizione popolare, ne abbiamo presentate tre, ma una in particolare, dove abbiamo raccolto 700 firme, abbiamo presentato il 24 febbraio, alla quale non abbiamo ancora ricevuto risposta, nonostante il regolamento municipale prevedeva che entro 60 giorni avremmo dovuto ricevere una risposta, in cui chiedevamo di affrontare in maniera seria il discorso di Via dell'Acquasanto. Via dell'Acquasanto supera
un po' il problema della, territorialità, perché noi già alcuni servizi, tra cui le scuole superiori, le biblioteche, le andiamo a reperire nel quartiere di Spinaceto, senza però avere un mezzo pubblico, come dicevo prima. Allora, il discorso di togliere un servizio da Vidinia deve, secondo me, essere visto in un'ottica più generale, in cui si collega bene il quartiere di Vidinia ad altri quartieri del nono municipio. Dopodiché la razionalizzazione dei servizi può anche avere una logica, per come la leggo io, ma non togliamo i servizi da Vidinia. Vidinia resta un'isola felice, chiusa in su se stessa, e i cittadini come fanno a reperire poi i servizi non si sa. Quindi è un po' questa la logica, noi non vogliamo giocare a il servizio deve rimanere sul nostro territorio, ma piuttosto metteteci nelle condizioni di poterne usufruire. Dopodiché un'altra considerazione, ma sarò veramente telegrafico, la caserma, il deposito carbolubrificante di Vidinia è stato dichiarato di non interesse diciamo dall'esercito, per cui sostanzialmente non è che non si può inserire un discorso di caserma all'interno di un parco che non è più una caserma di fatto, perché non è niente, a parte ci pascolano le mucche e ci sono ad oggi delle strutture che andrebbero anche recuperate nella parte di sotto. Quindi capisco, però insomma si può fare un ragionamento anche su questo punto di vista. Fermo restando che poi il Ministero della Difesa dover dare una risposta anche su questo. Quindi questo volevo sottolineare, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Allora, se non ci sono altri interventi, io chiederei anche a Corrente un riscontro da questo punto di vista sul procedere. Io, diciamo, ho avanzato una proposta sulla possibilità, insomma, di modificare, di riscrivere, di inserire una serie di elementi. Datemi un feedback operativo, prego Corrente. Sì, condivido. Ok. Allora, signori, facciamo che a questo punto rimaniamo, che chiudiamo alle 2 la commissione e ci riaggiorniamo per una prossima seduta che condivideremo, insomma, con tutti quanti, con la presenza anche del Dipartimento di Pianificazione e Attuazione Urbanistica, e cercheremo di coordinarci anche, diciamo, con chi ha la delega per la sicurezza nella nostra istituzione, che è la Presidente, che chiaramente deriva dai poteri del Sindaco. Qualcuno ha acceso il microfono, attenzione a quello che dite, mi raccomando. E quindi rimaniamo, che ci aggiorniamo magari fra una settimana e mezzo, una settimana, e approfondiamo nuovamente il dibattito anche da un punto di vista tecnico. Se ci sono nel frattempo proposte formalizzate dai comitati, dai consiglieri, dalle associazioni, eccetera eccetera, vi prego di farcele avere a me, a Corrente, in modo che le possiamo inserire all'interno di questo dibattito che porteremo avanti, tra l'altro importante dibattito. Per Cucunato, che so che non c'è, eviterei di fare piazzate con consigli tematici, perché nessuno ha detto di essere contrario, quindi facciamo le persone serie e lavoriamo perché Torino Mezzocammino abbia una stazione dei carabinieri anziché buttarla in polemica. Grazie. Chiudiamo quindi alle 2? Chiudiamo alle 2, sì. Perfetto. Grazie. Grazie.